Amici di InterTV.it, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli all'appuntamento con Obiettivo Inter. Siamo tornati nei giorni classici, quindi lunedì e venerdì. Il lunedì per seguire soprattutto i post partita, il venerdì per anticipare la giornata di campionato, i prossimi avversari dell'Inter. Ma naturalmente siamo nel mese di gennaio, quindi anche tanto calcio mercato. Vediamo anche le possibilità di rimonta. Oggi ha parlato Pioli, l'Inter che gioca sabato sera. Grazie innanzitutto a tutti quelli che si iscrivono al nostro canale YouTube, quindi InterTV.it. Grazie alle nostre pagine Facebook, amiche, dove potete collegarvi anche per vederci in diretta Facebook, sia Inter Cuore Nerazzurro, quindi grazie a Giuseppe Dorsi, grazie a FC Inter an Official Fanpage e quindi grazie a Pierluigi De Padova, grazie anche a Carlo Conti che ci coadiuva, grazie a Silvani Regia, grazie a N&M Management che ci supporta e stasera ho il piacere di avere qui in studio Maria Raffaella Napolitano. Ciao Maria Raffaella e bentornata. Buonasera a tutti gli amici che ci seguono da casa. Adesso io non ricordo l'ultima volta che sei venuta a trovarci, come è andata la domenica successiva, non so se, se lo ricordi tu, però iniziamo dal nuovo anno a fare questo tipo di calcoli. Attenzione perché su questo siamo un po' scaramantici. Li avete già visti, bentornati Alessandro Scanziani, mister buonasera. Ciao, buonasera a tutti. E Enrico Giangreco, ciao Enrico, bentornato. Ciao Michele, un saluto alle amiche e agli amici che ci seguono, a tutti i nerazzurri e un saluto allo studio. Allora, partiamo subito in quarta perché l'altra volta mi hanno rimproverato, perché naturalmente siete in tanti a seguirci, soprattutto su Facebook ci sono tanti messaggi, non è semplice accontentare tutti, ci proviamo, quindi sia da YouTube che da Facebook, ma anche SMS e WhatsApp, vedete, per intervenire in diretta 320 89 61 111 telefonicamente. Chiedo subito alla regia di partire così, con la classifica aggiornata. Fiorentina, Milan e Juventus hanno una partita da recuperare, 1 febbraio, 8 febbraio, Juve a Crotone, Milan Bologna, il Milan a Bologna, la Fiorentina a Pescara. Al netto però di queste tre partite, alla fine del girone d'andata, questa è la situazione. Per come eravamo partiti, Alessandro, con quest'ultima serie, 4 vittorie consecutive, diciamo che abbiamo ancora tutto nelle mani, c'è il girone di ritorno, è stato chiesto oggi anche a Pioli, poi da un po' vi faccio vedere come ha risposto lui. Da una parte ci siamo agganciati al treno, dall'altra però Roma e Napoli viaggiano ai ritmi dell'anno scorso. Sì, la classifica non è che sia buonissima, io avrei preferito essere un pochettino più avanti. Però a un certo punto eravamo a meno 11 dal terzo posto, adesso siamo a meno 5. Sì, questo è vero, però i punti in classifica non devono trarre in inganno, lo sai come la penso, io vado a vedere anche gol fatti, gol subiti, sì. E le prime tre, la Juve ne ha fatti 39 ma gli manca una, sì, partita, le altre ne ha fatte più di 40. 42 e 40, Napoli e Roma. Noi invece siamo 30. Mi sembra, a 30. E quindi questi 10 gol di differenza sono quelli che ti portano avanti di 9 punti o no. E se pensi che dobbiamo migliorare nettamente nel giro di ritorno, altrimenti alla fine siamo ancora lì. L'Inter, ma è la settima. Era lo stesso corso che abbiamo fatto lo scorso anno. Per i gol fatti. Per i gol fatti, o vanno bene anche scorso. 30, però ne devi prendere 5. Allora, 10 partite, 1-0, 1-0, allora va bene. Per l'amor di Dio, le ultime partite, queste vittorie di cui dicevamo, 8 gol fatti e 1 subito, quindi sta migliorando la fase difensiva, o meglio, i numeri dicono questo. Perché poi se andiamo a vedere anche, ci vuole anche un po' di fortuna a volte. L'Inter per esempio nella prima fase aveva perso delle partite che magari non sempre meritava. Adesso a volte nel finale riesce a recuperare le partite, questo però è anche un merito. 8 gol fatti e un gol subito che ci hanno portato a essere la quinta difesa. L'Inter ha 4 gol in più subiti della Roma e la stessa difesa del Napoli. Come dicevi tu, i dati sono meno confortanti per l'attacco, anche se Perisic chiude l'andata 6 gol fatti, quindi proiettato a una decina. Sì, per una 12. Diciamo per una seconda punta ci può stare. Ci può stare, però il che vuol dire che Candreva ne deve fare una decina anche lui, che i centrocampisti, siamo Candreva a 3, Brozovic a 3, pochi. I centrocampisti un 4-5, i quattro difensori un 4 sommati tutti, cioè, o non si prendono mai gol, bisogna farne molto di più, insomma, sostanzialmente il discorso è questo, non è che ci siano alternative. Enrico, su questo discorso degli 8 gol fatti e un gol subito nelle ultime 4, molto incoraggianti questi dati, oppure tu vai oltre i dati e dici la rosa dell'Inter, tu lo dici dall'inizio, no, di questa stagione, non poteva stare in quel posto in classifica e nemmeno in questo, forse la rivediamo un attimo, l'Inter è settima ed è a 5 punti dal Napoli, significa appunto il terzo posto, ma lo stesso Milan se vince il recupero
si porterebbe al terzo posto. Ecco, la classifica ti incoraggia o ti scoraggia dopo tutto quello che è successo quest'anno? Mi incoraggio assolutamente, perché tu sai che io sono molto ottimista rispetto all'Inter, anche perché da quando è arrivato Pioli io ho visto il tentativo di cambiare strada, di riuscire a immaginare uno sviluppo più equilibrato anche della manovra, una squadra che secondo me si è ricompattata. Ho visto per esempio chiaramente l'eclissarsi di Toir e l'imporsi sulla scena del gruppo Suning. Ho visto ormai... Sì, anche ieri Gagliardini, il presidente, quasi non si riferivano a Toir. Appunto, e questo ci deve dire tanto, perché poi questi signori di Suning, insomma, anche con l'acquisto di Gagliardini, hanno dimostrato di avere come chiara una filosofia di gestione ben precisa, profili giovani, prospetti che assicurino anche un futuro di livello e l'idea di costruire una squadra in grado di essere competitiva. Tu sai che io già sogno per il luglio prossimo l'arrivo a Milano del mio giocatore preferito, che risponde al nome di Verratti, piuttosto che di uno come Bernardeschi o Berardi, che sono gli altri profili, prospetti interessanti per l'Inter. Ma al di là di questo, io ho notato tutto sommato una svolta a livello di gestione e quindi vedo un gruppo più compatto. La squadra ha delle lacune, lo sappiamo, ha due esterni bassi, e Alessandro me l'insegna perché è stato un giocatore come, tra l'altro con acume, capacità di stare in mezzo al campo, e quindi sa che quando tu hai due esterni bassi come quelli che noi abbiamo ti devi comunque accontentare. Però è chiaro che se noi ricompattiamo meglio quella zona nevralgica del campo che sta tra la difesa e il centrocampo, con Gagliardini, mettiamo magari Medel accanto a Miranda, la squadra prende più fiducia, noi abbiamo queste partite che devono essere affrontate da provinciale una alla volta, e quindi andiamo appunto a giocare contro il Chievo, a Palermo, contro il Pescara, beh, arrivando alla partita con la Juventus con un filotto differente rispetto ad altre situazioni, è chiaro che diciamo lo scenario cambi. Però ribadisco, partita dopo partita, con determinazione, con impegno, con questa voglia che ci ha messo Pioli da tifoso dell'Inter, perché secondo me conta anche quello, con questa tendenza di tutto il gruppo a stare unito, compatto, e vedrai che magari anche giocatori come Condobbia, che io ho visto assolutamente migliorato nelle ultime giornate, si è espresso meglio, potranno magari anche avere maggiore convinzione nei loro mezzi. Quello che ho letto oggi sulla Gazzetta, no? Cioè che si parla che eventualmente dei centrocampisti, oltre il Gnucuri, potrebbe partire Banega, perché potresti fare la plusvalenza. Si potrebbe, ma dovrebbe essere davvero un'offerta irrinunciabile. Sì, irrinunciabile, perché... anche perché tanto Suning si sta, diciamo, muovendo su altri versanti per aumentare i fatturati, i ricavi da sponsorship. Però è anche vero che noto in questo l'idea di un progetto che ormai si è palesato. Cioè qui Suning ha preso in mano la situazione, il giovane Steven è qui. Poi è divertente, Enrico, come tutti i nomi che erano accostati come possibili nella cordata per prendere il Milan, alla fine che stiano facendo accordi con Suning. Con no? Suning, allora... Da Alibaba che ha preso il 20% quindi, di Suning. Vedete come gli altri raccontano, chiaramente si avvalgono di tutta una diciamo di una certa forza in campo, una narrazione, portano avanti una narrazione che è molto relativa. Però è diversa la percezione che si ha. Se uno, io mi ricordo una volta nelle elezioni americane, quando sì, ci fu uno scarto piccolissimo, no, di voti, si disse chi guardava solo Fox aveva una realtà, diciamo, diversa rispetto a quelli che vedevano, non so, quindi scopro l'acqua calda, insomma, l'importanza dell'informazione. Però quello che si può percepire guardando, io non dico un solo canale, ma guardando la complessità dell'informazione italiana, non si ha questa percezione. Sì, Gagliardini 22 milioni più bonus, anche lì si parla sì, di 30, abbiamo detto 2, no, più 20 più bonus, la Juventus ieri ufficializza perché quotata in borsa, quindi deve ufficializzare le cifre, sono 15 più 4 di bonus di valorizzazione all'Atalanta e 6 di bonus eventuali per gli obiettivi raggiunti, sarebbero un totale di 25. Quindi che non è una cifra molto distante, simile da a Gagliardini, che però arriva subito. Come è stata raccontata però questa cosa? È stata raccontata, però l'Inter va a ma perché, come al solito, è chiaro che se uno ci ha avuto un figlio che ha giocato nell'Inter e poi dopo l'hanno escluso, e lo dico, tanto io non ho problemi, se qualcuno si risente... Ma però non è uno, io soprattutto quello, spara a zero. È una serie. Ma uno che provoca su Twitter dei tifosi scrivendo delle robe delle quali bisognerebbe vergognarsi, lo dico da
iscritto all'albo e non dico il nome perché non ho alcuna voglia di fare il nome di questa persona. Vuol dire, se tu hai problemi perché tuo figlio non giocava bene al calcio e l'hanno mandato via, non ti devi scagliare contro l'Inter, tu finisci. No, ma non è una questione di una persona. No, io lo voglio citare quello perché, cioè, io monitoro un atteggiamento che non è, tra virgolette, quello che io mi sono immaginato quando mi ero innamorato del mestiere del giornalista da bambino, leggevo i grandi. Alessandro sorride, io lo so perché tra un po' torno anche da Maria Raffaella, sì. Prima la prima telefonata da casa, poi torno da te, torno da voi, con naturalmente anche le parole di Pioli, l'arrivo di Gagliardini, ma soprattutto abbiamo detto, vediamo quali sono tutti i possibili incastri, quale deve essere o può essere il lavoro di Piero Ausilio in questo mercato di gennaio che sarà, come ha ribadito ancora una volta oggi Pioli, di grande sfoltimento. Sono già partiti in due, Melo e Jovetic. Pronto? Pronto, ciao Michele, Roberto di Bergamo, saluto. Mi senti? Senti Michele? Chiedo un attimo di pazienza. Avvertiamo prima a casa un attimo di pazienza, altrimenti chiude il telefono e quindi tra un po' ci colleghiamo con l'amico da casa e posso tornare però solo prima della chiamata da Raffaella, che dicevo, a dicembre ne abbiamo parlato tante volte, dicevo è successo di tutto quest'anno all'Inter, soprattutto 4 allenatori in 4 mesi, il cambio di proprietà, prima Enrico diceva ma il presidente è Toir, però ieri Gagliardini diceva il presidente riferendosi a Suning, per dire che è stato un periodo di grandi scossoni. Abbiamo però visto a dicembre che c'è stato questo viaggio di soprattutto due persone in Cina, Piero Ausilio, il direttore sportivo, e Stefano Pioli, l'allenatore. I tifosi dell'Inter ci hanno sempre chiesto, ci vuole chiarezza ed è molto importante che si capisca chi decide cosa. Già questo discorso del viaggio di due persone e quando loro tornano il mercato inizia ad andare in una direzione, fa capire che le scelte iniziano a essere fatte. Assolutamente, secondo me vedo in un'area molto positiva. Con il cambio di allenatore c'è sicuramente più positività. Poi, voglio dire, abbiamo vinto 4 partite consecutive, quindi c'è una grande svolta. Anche lì la consapevolezza. Assolutamente sì. Sentivo l'audio da casa, forse abbiamo risolto. Vediamo se c'è. Pronto? Pronto, Michele? Sì, ecco, ti sentiamo. Chi sei? Da dove chiami? Sono Roberto di Bergamo. Ah, ciao Roberto, ciao. Ciao, saluto tutti, Raffaella, Alessandro e Gian Greco. Ciao caro, ciao Roberto. Ieri ciao. Ha segnato il tuo pupillo, Jovetic, Siviglia, Real Madrid 3-3, ma non è valso a niente perché aveva perso all'andata 3-0. Ma sai che sono convinto che quei pochi minuti che ha fatto quest'anno con l'Inter li abbia fatti bene. Sì, sì, no, ma se viene riscattato sono 14 milioni di euro alla fine della stagione. Siamo contentissimi noi, Roberto. Siamo contenti. Noi gli auguriamo grandi risultati. Guarda che stima che abbiamo qui. Assolutamente. Siete contenti che faccia bene così prendete i soldi. Così viene riscattato. Comunque io sono contrario anche a Verratti, per me non è né un campione né un fenomeno Verratti. Vabbè, tu devi andare sempre controcorrente. Dai Roberto, dai. Poi è troppo comodo spendere 60 milioni per un giocatore quando l'hanno scoperto tutti dopo tanti anni. Vabbè Roberto, e non pescare dal calcio minore. Vai a prendere Sensi che l'anno scorso lo consideravano il fratello di Iniesta e che quest'anno al Sassuolo sta facendo delle robe normalissime. Attenzione che noi abbiamo un'ottica del calcio molto relativa in questo paese, cioè non è che così il talento nasce da un momento all'altro, bisogna testarlo. Se tu vai a prendere Tielemans dell'Anderlecht, che è un 97, che però sta facendo già bene a certi livelli da un paio d'anni, è chiaro che tu sei più certo di avere un giocatore di valore, però ribadisco, Verratti penso che sia uno di quei giocatori che sono in grado di fare la differenza. Non nego che io sono una sorta di fan sfegatato.
No, ma poi non mi risulta, Roberto, che il Real Madrid, il Barcellona o il Bayern Monaco prendano i giocatori gratis. Adesso Coman è stato riscattato alla Juve, 21 milioni di euro solo per il riscatto. Non ho detto gratis, ho detto pescare dal calcio minore, tipo la Brescia, che c'ha dei fenomeni inespressi. Tu sei un grande promoter del Brescia. Va bene, va bene. Riprenderemo Beccalossi, no, Alessandro? Esatto, perché... potremmo prendere un altro Beccalossi. Dal Brescia un altro Beccalossi. Tutto affidabile io di Beccalossi. Meglio di no. Grazie Roberto. No, aspetta, Alessandro, ti vuole dire qualcosa. Ci fosse uno del talento di Beccalossi è da prendere subito, però dopo come bisogna affiancarlo ad uno che gli fa fare la vita giusta, che gli fa fare. Si parlava di Morosini, che è stato da piccolissimo nell'Inter, adesso è andato al Genoa, quindi vediamo un po' gli sviluppi, perché è vero che anche in Serie B ci sono dei talenti, come abbiamo visto per esempio ci sono anche prendiamo in questo Ganz dal Verona. Ganz, sì, e poi lo mettiamo al posto di Inzaghi. Dove lo mettiamo? Ganz, ti posso assicurare che tra qualche anno se lo ricorderanno come il figlio di quello che segnava sempre. Roberto, un pronostico per domani sera Inter Chievo? Dovrebbe essere una passeggiata, però bisogna indovinare ancora bene la formazione, non fare errori. Va bene. Tu chi metteresti al posto di Brozovic, Gagliardini o João Mario, arretrato, con Banega titolare? No, Gagliardini. Non si può mettere tutti e tre, eh? Chi tutti e tre? Gagliardini, João Mario e Banega. Ah, quindi fai fuori con Doggia tu. Con Doggia, ho capito. Va bene, va bene. Si può fare. Magari si può fare anche se non è la più probabile. Rinunciare a Saldi. Va bene, un altro ruolo. Grazie. Ah, vuole giocare con tre difensori. Con tre difensori, lo so. Grazie Roberto. Grande Roberto, ciao. Ciao. Allora, adesso andiamo a Inter Chievo, però concludiamo un attimo il discorso classifica, perché dicevamo con Maria Raffaella quello che è il cambiamento, no, anche di un allenatore che conosce bene il contesto e che con Ausilio adesso sono il riferimento a livello di scelte tecniche, perché se si è andati su Gagliardini adesso nessuno può dire però se c'è stato il consigliere straniero di Suning che ha deciso. No. Gagliardini era seguito da Ausilio già da tempo, però sul discorso punti, oggi ha detto Pioli, l'anno scorso l'Inter era terza a 39 punti alla fine dell'andata, ha perso il primo posto proprio nell'ultima giornata, e la Roma è arrivata poi terza a 80 punti. Quindi se rivediamo un attimo la classifica, e quest'anno Roma e Napoli sono a metà campionato intorno ai 40 punti, significa che l'Inter ne dovrebbe fare più di 45 per arrivare lì. 45. Più della Juve. Di quelli fatti della Juve in questo momento. Sì. Manca una partita. Manca una partita. Sì, come la Juve. Tra l'altro abbiamo anche un'altra grafica, non so se la regia è già pronta. No, prima tra un po' andiamo a recuperare l'altra grafica in cui si vede proprio che il trend delle ultime partite è da scudetto, 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta da quando c'è Pioli sono 5, perché una l'ha fatta Vecchi con il Crotone. L'Inter è seconda solo alla Juventus in Italia, addirittura ottava in Europa. Vediamo se la grafica è pronta, sì, poi andiamo dall'amico da casa al telefono, sì, questa, grazie, ecco qui vediamo le squadre che hanno la serie nelle ultime 6 partite migliore: il Manchester United di Mourinho, che ha fatto en plein 6 su 6, il Real Madrid che ne ha pareggiata solo uno, tra l'altro record nella storia del Real, il Lione che sta rimontando, il Bayern Monaco a 15, Siviglia a 15, Tottenham anche, Juventus 15 e vediamo anche l'Inter con 5 vittorie e la sconfitta con il Napoli, sì, perché qui si considera anche la serie totale, quindi con l'Europa League, la vittoria con lo Sparta. Quindi voglio dire, questo è un trend che fa ben sperare. Come no? Però Enrico, poi bisogna rifarlo almeno altre 3 volte questo, perché è un lasso così breve di 7-8 partite che tu devi ripeterlo per 3 volte. Senti, io giorni fa sentivo in televisione, parlare un calciatore che io apprezzo molto. Poi arrivo dall'amico da casa, solo un attimo. O meglio, un ex calciatore che Alessandro ricorderà, Lorenzo Amoruso, che è stato un giocatore tra l'altro di grande personalità, capace di essere capitano dei Rangers di Glasgow, pur essendo cattolico, insomma uno che in campo ci metteva le palle, come si suol dire.
e spiegava che una squadra, quando vuole ottenere dei risultati, deve avere anche una capacità di riuscire a gestirsi dal punto di vista proprio della dimensione fisica durante i 90 minuti, cioè sapere che nei 90 minuti ci sono momenti in cui tu devi accelerare il ritmo e momenti in cui devi rifiatare, perché se pensi di andare come un treno dal primo al 90esimo, al 45esimo rompi lo schema. Rischiavamo come con De Bruyne a far saltare il banco. Allora, io penso che questa squadra stia acquisendo sempre di più questi connotati che rispondono a ciò che diceva Lorenzo Amoruso. E d'altro canto mi dico questo, facendo volutamente una battuta, diciamo, sarcastica. Tu te l'immagini se Caldara e Gagliardini fossero andati alla Juventus? Titolo sui giornali, la meglio gioventù bianconera. Dai, su via, ma lo capite o no che qui non ce n'è uno che è obiettivo nelle affermazioni che fa? Qualcuno c'è. Cioè, la meglio gioventù, avrebbero fatto tutta una serie di romanzi a puntate che non possono fare perché il caso ha voluto che in questa situazione né Chia, né la Ford, né nessun altro soggetto intervenisse come mediatore, ma invece questo gruppo di signori che risponde alla gestione... Non ha preso ausilio, allora ha pagato troppo. Allora ha pagato troppo. Che così. No, però rivediamo la serie, perché Roberto, io ho detto l'Europa, invece l'Europa non c'entra niente, perché le ultime sei, giustamente, dopo il derby, che è stata la prima partita, c'è la sconfitta di Napoli dopo la Fiorentina, quindi la sconfitta e 5 vittorie per l'Inter a 15, che è lì nella scia proprio della Juventus, insieme alla Juventus che anche a 5-0-1 nelle ultime 6 partite, quindi vittorie, pareggi, sconfitte. Andiamo dall'amico da casa perché sta aspettando già da un po'. Pronto? Ciao a tutti, Michele da Siracusa. Ciao Michele, che piacere, buon anno, non ci siamo sentiti martedì. Infatti, per il ricambio l'augurio a tutti i presenti. Ciao, auguri Michele. Grazie, e tutti gli amici interisti che ci stanno seguendo. Io volevo dire, diciamo così, due cose. Per quanto riguarda, diciamo, la questione degli Gagliardini, non è tanto il fatto lo compriamo 20, lo compriamo 22, lo compriamo 45. Il fatto è, se tu vedi in questo ragazzo la possibilità di un'esplosione, diciamo, da top player, perché un milione più, un milione meno, non, secondo me sono d'accordo con te. Cioè, tu dici, se poi sono ben speso, se il giocatore diventerà forte, sono anche pochi, l'importante è che sia forte. Infatti, cominciamo a vederlo domenica, perché credo che dovrebbe essere schierato titolare insieme a Condombia oppure con altri centrocampisti centrale. Sì, questa è la probabile, con Dobbia, con Gagliardini, con Joao Mario che se la gioca con Banega, leggermente favorito. Sì. E poi volevo dire un'altra cosa, visto, diciamo, questi risultati, questa striscia positiva che tu hai presentato, secondo me l'Inter è stata anche un pizzico fortunato, perché io mi ricordo la partita col Genoa in casa, per restare alle ultime che abbiamo giocato, e il primo tempo potevamo prendere 2-3 gol a Udine se entra il pallo di quello lì. Abbiamo detto che si è pareggiato rispetto a un inizio invece in cui ci sono stati gli episodi negativi. Al contrario. Allora, è stato negativo all'inizio, era la mancanza di un timoniere, magari della negativo volontà, anche della... perché, per esempio, a Genova ci sono due traverse, con la Roma l'Inter aveva pareggiato, aveva in mano la partita, un autogol che nemmeno se lo vuoi fare ti riesce con doppio a carambola, Santoni il rigore a Bergamo all'ultimo minuto dopo che ormai l'Atalanta era calata, cioè, anche il fallo di Panetta a Roma poteva entrare, la Roma poteva anche andare in vantaggio, però voglio dire, dopo, una volta presa la partita, cioè, ci sono tante partite che potevano andare meglio, col Cagliari anche, cioè il Cagliari all'improvviso. Comunque, secondo me ora un investimento, ma forse anche tu li dovremmo fare in difesa, di avere una gestione della partita, come diceva prima l'amico Giangreco, da grande squadra, da top player. Cioè, non Medel, magari, per ora non ti sta bene Medel Miranda come coppia? E tu pensi che Medel, quando rientra, giocherà da centrale difensivo? Sì, gliel'hanno proprio chiesto oggi a Pioli e lui ha detto di sì, che viene considerato come difensore, anche se poi di comune accordo con lui e con gli avversari, nel senso che con le caratteristiche degli avversari non è che giocano per forza sempre Medel Miranda, anche perché Miranda, per esempio, è diffidato, no? Ma ci vorrebbe magari un terzino di livello europeo, per esempio Darmian della situazione, il Bersalico della situazione, cioè avere un terzino di quel livello piuttosto che quelli che giocano adesso, secondo me miglioreremmo. E sì, poi, certo, la squadra è migliorabile, questo è poco ma sicuro. Io lo farei lì il prossimo investimento, fermo restando però che se in quindi attacco... Dove, non ho capito, la priorità per te è un terzino o il centrale? No, potrebbe essere, se Pioli pensa che Medel giochi solo nel centrale difensivo, con Medel, Murillo, Miranda,
e magari uno fra Andreoli e Ranocchia, bene o male, con la possibilità di che D'Ambrosio potesse, sì, potrebbe fare un... Adesso ne parliamo di tutto il mercato, abbiamo aspetta la un attimo, nostra... Aspetta un attimo, sì. Volevo dire l'ultima cosa. Io, fermo restando, noi parliamo sempre di pesi, centrocampo, ma se Maurito gli viene un raffreddore, pure, non so, o una squalifica, una giornata di squalifica, ma chi dovrebbe giocare in attacco? Abbiamo ceduto Piovedi. L'unico Palazzi io non lo conto nemmeno, ed è inutile che vi dico sempre quello che penso. Vabbè, Eder, infatti, sei un grande tifoso. Però a Udine abbiamo vinto per Eder. Sette infatti. Minuti, due palloni, il secondo decisivo si è procurata punizione. Ma se Eder magari dovesse ma giocare da solo, può darsi che faccia meglio. Con lo Sparta Praga ha fatto due gol in realtà. Come faceva la Samp. Abbiamo Gabigol, Pinamonti. Però c'è anche Gabigol stesso che Pinamonti, Pinamonti è considerato ormai... Infatti questo Gabigol dovrebbe cominciare a giocare, ma nel 4-2-3-1 Gabigol è esterno a posto di Pérez, tutto che andreva. Io penso che non lo faccio. No, infatti tra un po' ti facciamo vedere, perché lui l'ha provato in Spagna, trequartista, e noi l'abbiamo inserito proprio per capire un po' il mercato di ausilio, dicevamo, come si può sviluppare proprio lì. Oggi tra l'altro Pioli ha parlato di sette attaccanti, adesso chiederò anche a Alessandro chi ha torto e poi, questi sette, e poi non dovremmo dimenticarci, e non dovremmo dimenticarci pure della, secondo me, della Coppa Italia, che è sempre un trofeo, certo, che ci farà magari disputare un'altra partita come la Supercoppa martedì, poi vediamo con chi facciamo i quarti, le semifinali, e cercare di andare avanti, perché l'Inter è una partita alla settimana, non è che... Certo, il 17 e il 31, speriamo di giocare il 31, significa che col Bologna è andata bene, poi Lazio-Genoa sarà la possibile avversaria dei quarti di finale. Intanto già dall'altra parte del tabellone, Napoli-Fiorentina e Juventus-Milan, due grandi quarti, sì. Speriamo di andare avanti fino in fondo. Grazie Michele! Speriamo di vincere la Coppa Italia. Buonasera a tutti e forza Inter! Sempre! Ciao. Ciao. Allora, ha messo sul piatto tanti temi, iniziamo a vedere proprio nella grafica semaforica il discorso del mercato, così voglio tornare da Alessandro, perché oggi Alessandro Scanziani, oggi mister Pioli diceva: voi continuate a dire il centrocampo a due, per me o João Mario o Banega è un centrocampista, quindi il centrocampo per me è come minimo a tre, cioè i centrocampisti sono tre, poi voi vertice alto, vertice basso, e dite che a due, 4-2-3-1, ma lui dice... Per i gol che fanno meglio considerare i centrocampisti. Meglio considerare i centrocampisti, esatto, fanno tutta figura. Facessero 10 gol, ma dici, beh, è un attaccante, ma se ne fa 1-2... No, ma poi oggi quando gli si chiedeva questa squadra è pronta per fare un altro modulo, non so, il 4-3-3, che tipo di indicazioni deve avere un giocatore per trasporre, lui ha detto no, noi trasmettiamo dei concetti, con quei concetti si possono fare tutti i moduli, non è un grande problema. Però al di là di quello, perché questo lo dicono tutti gli allenatori, ritorniamo alla grafica, perché a me interessa il lavoro che deve fare Ausilio, perché erano 29, compreso Radu, che lo vediamo qui in verde, quelli che restano sicuramente, in rosso quelli che partono e in giallo quelli che dipendono dalle offerte. Il mercato è ancora lungo, entriamo adesso nel vivo, mancano due settimane. Perché è importante, diciamo, la stabilità Ausilio Pioli? Perché si inizia a lavorare su qualcosa che può avere anche un seguito, e quindi tu sai dove andare a intervenire. Da questa grafica si capisce subito, Alessandro, in difesa sono troppi, 11 per 4 maglie. In rosso ci sono Ranocchia e Yao potrebbe andare in prestito al Bastia, è l'ultima squadra che l'ha richiesto, c'è anche il Crotone, ma non dovrebbe, lui non è convinto. Ranocchia, che vediamo se oltre all'Al City ci sarà anche l'offerta del Bologna, che però ancora non è ufficiale. In difesa ci sono anche il discorso dei terzini, perché uno almeno ne deve partire, Miang è il pole position perché lo vuole il Cagliari. Però anche Santon. Santon, la tua Samp non è proprio convintissima. Ecco, tu in difesa sei d'accordo con queste scelte? Cioè Ranocchia e Yao via, anche se Ranocchia non ha grandi offerte, magari giusto per farlo giocare con continuità in prestito, e uno tra Santon, Miang e Nagatomo. Sei d'accordo, Alessandro, con questo discorso in difesa? Poi chiedo anche a Raffaele e Enrico. Sì, partiamo da un presupposto che non è che mi piacciono moltissimo nemmeno quelli verdi, in generale. Nemmeno i verdi? In generale, no? Però mi piacerebbe vederli al limite che non passino la metà campo. Cioè il difensore deve fare il difensore. Se loro riescono per altre 8 partite a prendere un gol, e noi arriviamo là davvero. Sì, sì. No? Arriviamo secondi, arriviamo. Ecco, allora, la prima cosa è... Tu sei un difensore, fai bene difensore. Se poi nella spinta ogni tanto non ci arrivi e non fai assist, pazienza. Comunque fai bene la fase difensiva, che è la cosa principale.
È chiaro che il numero bisogna sfoltirlo, anche perché, però penso che Miang, Ranocchia e Santon, andiamo sui nomi più... Ranocchia dovrebbe andare a giocare, ma a mio modo di vedere, fosse diciamo il suo procuratore o fossi lui, io andrei all'estero, perché io ho visto tutte le partite tranne contro la Juventus in casa. Adesso faccio col Bologna, che ha giocato a titolare fisso. Si è sbagliato sul gol e ha fatto una buona partita. A parte i primi 10 minuti, poi è stato uno dei migliori. Però come sbaglia un controllo, come sbaglia un lancio o una posizione, viene subito fischiato. Perché giocare in quelle condizioni... 2-1, che non me, giocare non me in lo fa ricordare quel 2-1 perché era... Giocare in quelle condizioni, secondo me, è difficile. Non è giusto. Sì. E allora prendi, vai all'estero dove devi riguadagnare un'immagine e secondo me farebbe meglio. Santon, però sembra che l'offerta finora dall'estero dalla Premier, siccome la squadra che comunque lotta per la salvezza non è che sia convincente al momento, quindi Sassuolo Di Francesco lo stima, ascolta, però non vuole pagare il Sassuolo l'ingaggio completo, e il Bologna si aspetta ancora se c'è l'offerta o non c'è l'offerta. Allora io fossi in Ranocchia andrei a parlare con l'allenatore della squadra che mi vuole, vedo quanto mi apprezza, quindi o Donadoni o Di Francesco, no, o anche all'estero. Vado gli dico, ma vengo qui per stare in panchina, allora tanto vale che sto in panchina a Milano, casa mia, io sono disposto anche a prendere meno soldi, però voglio rilanciarmi, perché alla fin fine per un giocatore i soldi sono importanti, ma è più importante giocare. Però la Samp importante... non è che abbia fatto benissimo Alessandro l'anno scorso, no, ma in Italia, cioè, secondo me buone, vabbè, ma l'anno scorso alla Samp dopo l'esonero di Zenga ha fatto male tutti, un po' perché è andato via Eder, che era quello che gli aveva fatto 11 gol nel giro d'andata. Ha fatto male anche Montella, la Samp, se vogliamo. La difesa più di tutti, perché io la vedevo giocare, la Samp, poi dietro prendeva dei gol assurdi. Per l'amor di Dio, però hanno fatto male tutti, non è che tu dici ha fatto male Ranocchia, appunto. Cioè noi tante volte facciamo delle considerazioni individuali, non è il tennis questo è una partita. Il problema è che lui fa errori individuali proprio clamorosi. Anche, ma perché non si sente sicuro? Esatto, perché ha ragione in questo Alessandro. Io giorni fa sono andato a rivedere con mio figlio quella straordinaria partita che vincemmo all'Allianz Arena 3-2 agli ottavi di finale del 2011 contro il Bayern Monaco. Ranocchia c'era. Lui c'era e fa una roba straordinaria. Salvataggio sul palo. Ma oltre il salvataggio, prima del terzo gol di Pandev, è lui che interrompe l'azione d'attacco del Bayern con una roba assurda. Cioè anticipa Gomez, un certo Mario Gomez, mica uno qualunque, mica uno di quei giocatori che piacciono tanto ai tifosi della Juve, quelli della Puteolana, del Nolan, questi giocatori che poi non arrivano mai alla Juve. E prende palla e rilancia, e da quella situazione poi nasce il gol. Capito, ma Enrico, gennaio 2011, siamo a gennaio 2017, dopo 6 anni possiamo tirare la linea. Non siamo d'accordo, no, ma infatti la delusione è questa. Cioè io vedendo quella partita dico, ma questo era veramente l'erede di Samuel, l'erede di Lucio, no? Di Lugo, ma anche di Lucio. E poi invece è venuto meno a questo tipo di futuro. Si può dire che ci si è sbagliati tutti. Perché devi avere stare in queste squadre, come diceva Alessandro, la personalità. Non è che ci siamo sbagliati. E non ha la personalità. Non è che ci siamo sbagliati, perché io avrei voluto vedere il contrario. Lui è la Juve, è quello della Juve. Ah, tu dici? No, perché la personalità ti viene nel momento in cui... Sei in un contesto. In un contesto di compagni, di società, di allenatore che ti stimano, che ti vogliono bene, che ti aiutano. Allora ti viene però così posso capire il giovane, però qui gli sono state date tante possibilità, così come Santon. È lo stesso discorso. Ma scusa, cioè sono giocatori Santon che vanno bene per altri tipi di squadre. Allora facciamo un discorso su Santon. Santon quest'anno l'Inter l'ha offerto a tutto il mondo. Sì, era andato già tra l'altro. Era già andato, poi non so cosa l'abbiano trovato meno. Torna, diventa titolare e fa metà campionato da titolare fisso. Ma dove sta? Con che risultati? No, non me ne frega dei risultati. Dove sta la logica? Cioè fino a ieri mi hai mandato via e adesso pretendi da me che io riesca a darti il 100%, che motivazioni ho? No, ma lui lo dava il 100%, con De Boer era diventato il punto fermo. Il 100% che però non era sufficiente. Non era sufficiente perché le sue qualità in fase difensiva sono quelle. Purtroppo... Cioè... Io l'ho visto fare il primo anno che ha giocato, una partita... Sì, nel 2008-2009 stiamo parlando, Alessandro. Ero San Siro a vederlo
contro un certo Cristiano Ronaldo. Sì, sì, no, l'ha fatta vedere, c'era 18 sì, anni, ma sono passati un decennio. Sono passati tanti anni. Ho capito. Vero, quindi ma probabilmente vuol dire che il ragazzo determinate qualità le aveva. Cioè, vedete, voi per andare a prendere una partita bellissima di Ranocchia e di Sant'Onno siete andati a finire nel 2011 e nel 2009. No, ma è vero, ma io confermo questo. Io ti sto dicendo che deve andare via, dicendo. Non mica dicendo che è un fenomeno da tenere. Io non ti sto dicendo che un giocatore, no? Cioè, tra qui di fenomeni non ce ne sono quasi più. I pochi fenomeni che ci sono, e ti faccio tre nomi, che era Maradona, Platini, questi qui, non ci sono più. Ma se ci fosse, è lui che decide, punto e basta. Gli altri rendono bene in un contesto di squadra. Però Alessandro, sei d'accordo che con questi giocatori, rivediamo un po' la grafica semaforica completa della rosa dell'Inter, quindi senza Jovetic e Melo, che ripeto sono già partiti, e con Pinamonti che ormai si allenerà stabilmente con la prima squadra, sì, anche però se dopo giocherà, gioca di là anche se giocherà con la prima pensieri, e poi Gagliardini, no? Finora bravo, noi quest'anno alcuni punti li abbiamo persi anche per errori di Melo, Ranocchia, Jovetic, Santon, è vero di squadra perché l'allenatore non dirà mai è un errore del singolo, ma se andiamo Murillo a vedere Murillo no? Anche non lo inserisci, ma Murillo è un anno intoccabile. Ma Murillo perché? Perché Murillo è da un anno e mezzo all'Inter, ha 23 anni, è come se Ranocchia fosse nel 2012. Ranocchia ha tirato allora la linea. No, allora Murillo ancora questi, no. Questi discorsi vanno bene fino a un certo punto, però perché io sono l'Inter, io voglio vincere. Cioè, certo, non vado a vedere questo qui lo sopporto perché ha 23 anni. No, ma infatti rischiano Murillo con Dobbia, sono all'anno della verità. Cioè, non è che parla infinito. Allora, Murillo forse non è più titolare adesso. Ma, perché torna a vedere. Ma lo stesso con Dobbia. Lo stesso con Dobbia. Ma vale quello che l'abbiamo pagato? Al momento no. Allora, se lo vendessimo in Cina, faremmo però assolutamente un affare. Avrebbe rifiutato questo condizionale. Non faremo sicuramente la minusvalenza, anzi, faremo forse anche una piccola... Andiamo prima dall'amico da casa perché poi torniamo sul discorso delle uscite, ma anche sulle risposte di Pioli oggi, perché ripeto, sull'attacco è interessante, voglio chiedervi, quando lui dice sono sette gli attaccanti dell'Inter con Pinamonti... Senza Biabiani, dai, senza Biabiani. Sì, io penso che Biabiani... Però oggi nei convocati, negli otto attaccanti dell'Inter c'è Biabiani. C'è però per adesso. Il suo agente, per esempio Enrico, ha detto, nella lista che Pioli ha fatto, non c'è Biabiani tra le cessioni. Oggi ha una domanda precisa su Gabigol. L'agente di Biabiani l'ha detto, vero? L'agente di Biabiani. Era appunto, cioè, perché probabilmente Biabiani preferirebbe ma la lista l'ha fatta Pioli o l'ha fatta la società? L'agente. Ma si parlava della lista di Pioli con il... Secondo me l'hanno fatta insieme, dai, forza. Quando c'è un gruppo di lavoro, la società lo sai, vuole sfoltire, ma che d'accordo, vogliamo sfoltire tutti d'accordo. Allora, però su poi chi... No, tu vuoi sfoltire. Però Biabiani non te lo chiede nessuno, non lo ha nessuno. No, ma lo chiedono. Poi invece Mario Dersi, è chiaro che tieni uno dai via l'altro. Sì, no, ma il problema è, allora, quest'estate anche Jovetic e Ranocchia erano stati chiesti. Il punto è, tu a cosa sei disposto a rinunciare pur di sfoltire? Cioè, solo l'ingaggio, come è stato Jovetic col Siviglia o Melo col Palme, sei disposto anche, non so, a darlo in prestito con diritto di riscatto? Cioè, se tu vuoi sfoltire, e quella è la priorità, poi ti accontenti anche di alcune formule. Mentre quest'estate Suning dice no, Jovetic non lo pagano, resta qua, non abbiamo bisogno di soldi. Però si è rivelato un boomerang, perché poi avere la rosa di 30 persone ha danneggiato... Per un allenatore è un dramma. Per l'allenatore. Allora, telefonata, poi torniamo da voi e dalle parole di Pioli. Pronto? Sì, pronto, sono Andrea da Milano. Ciao, ciao. Vorrei farvi due domande. Sì. Allora, la prima è se secondo voi in questa sessione di mercato l'Inter acquisterà qualche altro giocatore, e se sì, quale giocatore? Sì. E... Mi dici anche il tuo, diciamo, il tuo modo di sviluppare la squadra, se fossi tu, con anche disponibilità economiche, cioè partendo da questa rosa che abbiamo fatto vedere... I tuoi sogni. No, dove andresti proprio a intervenire? Cioè tu dici io andrei a prendere un terzino, oppure come priorità? Io un centrale di difesa assolutamente. Un centrale, quindi tu non ti fidi della coppia Medel-Miranda? Sì, mi fido, ma Medel secondo me ha più le caratteristiche da... Cioè, da mediano. Da uno che gioca davanti alla difesa. Da mediano, sì. Anche fisicamente Medel secondo me non è portato per fare il difensore centrale. Sì, anche se col Cile poi ha vinto due Coppe America, una con la difesa 3 e una con la difesa 4. L'ha sempre fatto col Cile. Vabbè, nella formazione del Cile di tutti i tempi. Sì, così. Sì.
Vabbè, quindi difensore, poi dicevi sì, che cosa prenderebbe l'Inter, quindi lo chiedo, poi lo da giro Alessandro, Enrico, se può continuare il mercato, anche se noi martedì abbiamo dato le indicazioni di massima, cioè rivediamo un attimo con te in linea la grafica del semaforo per capire quello che poi si può fare oltre a quello che si vuole fare. Se l'Inter riesce a vendere i due rossi che abbiamo lì in difesa, il rosso che abbiamo a centrocampo, cioè Gnucuri che può andare anche lui in prestito, e un terzino... Resta così, anche una o due punte, anche una punta, resta così. Se poi oltre a questi che ho già detto riesce a vendere un altro di terzino o un altro di centrocampista, quindi oltre a Miangwe uno tra Santon e Nagatomo, oltre a Gnucuri uno tra Banega e ormai basta perché Goldoni, può prendere anche un altro centrocampista o un altro terzino. Vabbè, Lucas questo è Lucas Leiva, credo che sarebbe sì, poi o Gustavo che diciamo Gustavo che però più sarebbe significherebbe un investimento, mentre Lucas Leiva potrebbe essere preso praticamente gratis in prestito e vedere come va. Sì, prego, prego, scusa, poi ti ho interrotto, però ho iniziato a fare un quadro. Scusa Andrea. Ok, la seconda domanda è, vedendo come sta girando il campionato ultimamente, secondo voi quanti punti ci vogliono per andare in Champions? Bella domanda. Grazie. Per domani sera hai buone sensazioni col Chievo. Mi dici anche secondo te tra Napoli Pescara, Lazio Atalanta, Torino Milan, la Roma che va a Udine, chi ha la partita più difficile? Dove speri di poter a chi speri di rubare qualche punto? Beh, il Torino secondo me ha buone motivazioni per vendicarsi la partita di ieri. Sì. Quindi il Torino lunedì sera si gioca Torino Milan, sì. Sì. Sì, il Napoli ultimamente non sta giocando bene, cioè a me la partita con la Fiorentina non mi è piaciuta nel Napoli, poi anche con... In casa con la Samp, sì. L'ultima partita ha vinto all'ultimo minuto, ma se non c'era quell'espulsione lì secondo me non riusciva a vincere. Gli è andata bene, chissà che col il Pescara che non ha vinto una partita... Chissà che questo Gilardino faccia una di quelle robe. Ci vuole il miracolo, no? Esistono anche le beffe. Esistono, mi ricordo, sì, tante partite, un Inter Pescara, Zeskovic e Galvani. Ho buone sensazioni, ma il Chievo non è una squadra da sottovalutare, perché come anche detto Pioli, è una squadra che sbaglia molto in campionato, sbaglia poco in campionato. Giusto. Sì. È vero, anche perché ha perso male con l'Atalanta, come ha detto Pioli, lo ricordavi tu, dice non sbagliano tante partite consecutive così. Grazie Andrea, adesso giro la domanda, le domande che hai fatto, grazie ai nostri ospiti, allora veramente telegrafici, rivedendo la classifica, un numero, quanti punti servono per arrivare terzi quest'anno? L'anno scorso servivano 80, quindi significherebbe 47, per te Enrico? Secondo me ce ne vorranno meno quest'anno. Io penso che con 78 punti si va in Champions. Non molti meno, 45. Sì, quindi significa 14 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte nel giro di ritorno. Sarebbe veramente un bellissimo cammino. Raffaella, quanti punti servono per arrivare terzi quest'anno? 78, dice Enrico, il mio anno di nascita. No, sì, diamo sono i d'accordo. 78, sei d'accordo? Quindi il Napoli comunque ne dovrebbe fare 40. Voglio dire, non è che... Inter 45. Vabbè, dai, forse. Devi battere il Napoli a Milano. Devi battere il Napoli a Milano, quella partita lì sarà decisiva. Vediamo se Alessandro scende o sale sulla quota terzo posto, 78 per Raffaella ed Enrico. Ma io lo spero, perché almeno abbiamo... 78 è alta, altro che lo spero. Tu lo speri? No, io pensavo un'ottantina. Ah, 80 punti, oppure quest'anno. Sono lì, due o tre punti in più o in meno. No, diciamo che nel giro di ritorno di solito si fa qualche punto in meno perché sì, quelle che però siccome ci sono tre squadre che sono già andate o quasi, allora magari le altre sono salve, magari lanciano qualche giovane e qualche partita la giochi con meno intensità. Sì. Se fossi invece in zona retrocessione che devi lottare per non andare giù, allora magari uno 0-0 te lo porti anche a casa, via, anche in casa. Quindi potrebbe essere un girone di ritorno anomalo da questo punto di vista. Perché ci sono 10 squadre che non avrebbero niente da chiedere, né Europa né salvezza. Ecco, e allora magari ne approfittano per lanciare qualche giovane. E quindi a maggior ragione gli scontri diretti saranno più che decisivi. Più che decisivi. Quindi Inter-Roma, Inter-Napoli, tutte e due a Milano. Abbiamo Inter-Atalanta. Rispettiamo la Dea che quest'anno sta facendo un campionato. L'Atalanta ha soli due punti e c'è Lazio-Atalanta. Adesso è un
se gli si porta qualche giocatore. Poi invece sempre però sembra che meno male con Freuler, Grassi e Gasp. Io Gasp, ha fatto una bella partita a Torino. Io Gasp lo, e latte è veramente in gamba. Poi ci sono dei ragazzi del 99 dietro che sono molto bravi. Cioè questi hanno costruito veramente un bel patrimonio dal punto di vista dell'Academy. C'è Gomez che fa numeri notevoli e Gasp, devo riconoscere che Gasp probabilmente al di là del suo carattere, dei suoi aspetti caratteriali un po' puntuti, però di calcio ne capisce. Cioè io ho visto giocare l'Atalanta, anche mio figlio ieri sera diceva papà questi giocano ma anche con Genoa non ha mica fatto male, gennaio gli rivoluzionava sì, sempre una ogni squadra volta, e faceva sempre e comunque c'è una filosofia di gioco. Poi lasciamo stare, è arrivato all'Inter, lui ha detto se io tornassi all'Inter, ha detto gli è scappato in un'altra situazione, non farei quello che è accaduto, ha detto. Gli è scappato, è sempre sceglie di poi. D'altro lui ha vissuto, secondo me, il momento più difficile nell'Inter, quando si stava passando da un mondo, quello morattiano, a un futuro. Ma lui era prima, perché arrivare. Quello l'ha pagato di più Stramaccioni, Mazzarri. Sì, però pensaci bene, anche lì. A livello di campagna acquisti, dici tu. Sì, ma se alla presentazione del mio allenatore non c'è il mio presidente. Dai, su, dai, non ci credevano, dai. E lì quando non ci credevano lo capivano tutti, Sì, dai, però non lo so, sembra per esempio, ma sia Mazzarri ma anche lo stesso Gasperini, io l'ho sempre difesi perché Benitez stesso, sembra che però quando sono arrivati all'Inter non conoscessero la storia o dove stavano arrivati, perché sì. Gasperini quando perde la Supercoppa italiana e non convoca gli argentini, i sudamericani che avevano fatto la Coppa America, adesso non voglio tornare troppo via, però per lui era, vabbè, tanto avrò 3 anni per lavorare, cioè, si sa che all'Inter non è così. Ma non è così. O De Boer anche stesso che pensa, io le ho sempre dite, però cioè, tu devi anche calarti nella realtà, dove cioè, ogni società scusa un attimo. Con Moratti si sapeva che era così, cioè, no, ma adesso è stato così anche Michele, quest'anno. Ma anche a Bergamo, se lui nella partita che ha giocato ha rischiato l'esonero contro il Crotone a Pescara non avesse vinto, lui sarebbe stato esonerato. In intanto tanti ci scrivono, allora adesso si arrabbiano, allora voglio iniziare a leggere anche qualche messaggio, perché per esempio Calogerino Lillo Fonte dice, Medelli in difesa, siamo in diretta, rispondete, allora Calogerino Lillo Fonte, sono tantissimi messaggi, quindi io poi faccio poi Andrea mi aveva chiesto anche della campagna acquisti, della campagna acquisti faccio no però rispondo a lui perché sono tanti che ci scrivono, quindi io cercherò diciamo di argomento in argomento di fare un riepilogo diciamo di messaggi sia su Inter Cuore Nerazzurro, su FC Inter Unofficial e anche sul canale YouTube, oltre agli SMS e WhatsApp che stanno arrivando numerosi. Poi quando volete proprio scavalcare chiunque, vedete che ci sono questi momenti in cui c'è la linea e quindi se chiamate in questo momento per esempio trovate la linea. I punti saranno quasi uguali per andare in Champions, dice Taulant del Mar Lato. Quasi uguali nel senso che il Napoli ne fa di nuovo 38, quindi 76. Bene. Questo potrebbe essere che ricordo che l'anno scorso è stato un record 80. Prima era più bassa la quota, addirittura la Lazio e la Roma, seconda e terza, fecero 70 e 69 due anni fa. Dipende anche dal cammino. Dipende in da Europa, tante cose. Se la Juve continua ad andare avanti, dovesse arrivare fino alla finale, magari qualche punto in più in campionato lo perde. Soprattutto su Roma e Napoli, per esempio la Roma se va avanti col Villarreal, poi ha 4 giovedì consecutivi, sedicesimi. E quindi non avendo neanche una rosa competitiva. Sì, ha una sola riserva a centrocampo, adesso in attacco neanche una riserva, solo Totti per 3 ruoli. Totti, Si può fare l'ala, può fare l'attacca, tutto lui fa. Sentiamo l'amico da casa e poi torniamo, come dicevo, al mercato, perché dobbiamo capire dove va a giocare Gagliardini, quali sono le sue caratteristiche. Prende il posto di chi si gioca la maglia con chi. Pronto? Pronto, ciao, sono Gianluca dalla Svizzera. Ciao Gianluca dalla Svizzera, scusa l'attesa, ciao. Ciao Gianluca. Allora, dalla Svizzera c'è questo Riccardo Rodriguez, che forse tu ci puoi dire qualcosa in più, perché è nazionale anche svizzero, e gioca nel Wolfsburg. No, sinceramente, io guardando questo giocatore, è un grandissimo giocatore, è uno dei migliori della sua nazionale. Quindi tu lo prenderesti se non è adesso in estate, perché si parla più dell'estate per il discorso che abbiamo fatto prima, per arrivare a un terzino ne devono partire almeno due e non è semplice. Te lo dico sinceramente, magari lo prendiamo, perché questo qui veramente è un grande giocatore, sa tirare buone... nel Wolfsburg, guardate le partite nel Wolfsburg, sa tirare punizione, i calci di rigore, no, lui è veramente forte, un grande giocatore. È giovane anche, e lui ha detto, allora il suo procuratore ha detto che a Napoli è stato in vacanza, è una città meravigliosa, gli... L'Inter, naturalmente, a livello di società, a livello di storia, di blasone, la stima tantissimo, e questo moltissimo usato come
per essere più precisi. Sembra aprire le porte, troppo, no? Troppo furbi i procuratori. No, però sai, secondo me Rodriguez, visto che sta rifiutando il rinnovo, poi una volta che andrebbe sul mercato lo vogliono anche in Inghilterra, squadre... Però non ha detto il Chelsea tantissimo, il Manchester United, ha parlato di Inter e di Napoli dal punto di vista geografico. Quindi le squadre, sai, l'Inter già iniziare a avere Ansaldi, Rodriguez, D'Ambrosio, cioè inizia a averne tre. È un quarto. Sì, anche il suo agente ha ribadito l'Inter può essere una soluzione gradita. Appunto, dicevo. Invece per quanto riguarda Inter Chievo e la quota terzo posto, secondo te è una mission impossible? Allora, giustamente io volevo dire, io sono fiducioso perché dopo questo periodo sta andando tutto bene, diciamo che quando vedo giocatori come Kondogbia e Murillo che sono concentrati nelle partite, guarda le partite che fanno, no, sinceramente sono fiducioso, io spero veramente che prima della Juventus vinciamo tutte le partite, così arriviamo bene contro la Juventus e magari facciamo un'altra bella sorpresa allo Juventus Stadium. Come con nell'anno di Stramaccioni, diciamo che la Juve adesso sta battendo un record di partite consecutive in casa, quindi di solito l'Inter è brava a sorprendere, no? A cambiare la storia. Quest'anno basta che la Juve vede le milanese, non è che stanno andando tanto bene contro gli milanesi. È vero, a Milano è andata male. Va bene. Invece su Gagliardini tu lo faresti giocare già titolare domani, come sembra possa essere, con Kondogbia e João Mario. Quindi sarebbe Baniga a restare fuori dal primo minuto con Brozovic squalificato. Allora, te lo dico sinceramente, questo giocatore lo conosco poco, non è che l'ho visto tanto, ho visto un po' di più che sì, è certo che sì, è Caldara. Ma insomma è un buon giocatore, mi sembra un giocatore un po' che... No, che uno che gestisce la manovra del gioco alla Verratti, come il nostro ospite ci piace tanto Verratti, sì, magari lo prendiamo. Sì, piace a tutti in realtà. Verratti non solo a me, a mezzo mondo piace, quindi. Però è un grande Verratti. No, Verratti io sono convinto che alla fine lo prendiamo a giugno, che ce lo prendiamo alla Juve. No, vediamo, perché io c'è un canale francese dove parlano spesso del futuro di Verratti, era scritto che Verratti forse ha detto, no, non lui forse, ma ho sentito, perché io sento tanto questo giornale, ha detto che voleva vincere qualcosa, lui era ambizioso, che un nuovo progetto gli interessava, e io sottolineavo un po' che Suning gli interessava, il suo agente ha detto va bene, c'è pure l'Inter nella corsa a Verratti, e non è che l'ha nascosto, Verratti l'ha detto, non è che Verratti l'ha detto, hanno fatto un po' qualche domanda sull'Inter. E lui non è che ha rifiutato quelle proposte, diciamo. Sì, sicuramente quando uno dice non è che può vincere per tutta la carriera solo le Ligue 1, cioè il campionato francese con il Paris Saint-Germain che lotta per la Champions, quindi fa capire che gli piacerebbe. Però col Paris Saint-Germain non è facile trattare, ha mandato Ibrahimovic in scadenza. Attenzione, il Paris Saint-Germain ieri è uno dei primi 5 club d'Europa come fatturato, con le tre inglesi e il Bayern Monaco. Cioè quando le squadre italiane fanno ironia appunto sulla Francia e il Paris Saint-Germain, dovrebbero andare a guardarsi i bilanci e poi dopo capirebbero che devono crescere come fatturati, come capacità di fare sport business. Va bene, volevi aggiungere altro, se no ti salutiamo? Ok, grazie. Saluto, grazie. Ciao, saluto. Ciao. Allora, torniamo un po' a questo discorso delle uscite, con la grafica semaforica, vediamola un po', perché siamo rimasti alla difesa, eravamo tutti d'accordo, quindi se partono sia Miang in prestito che Santon, si aprirebbe lo spiraglio per un terzino da subito. Il problema è che da subito si possono fare operazioni in prestito per il discorso del fair play finanziario, quindi bisognerebbe trovare anche la società che si accontenta, per esempio, come è stata l'Atalanta, di un obbligo di riscatto, però tra 2 anni è stata per esempio l'operazione con Gagliardini, a sorpresa, perché si diceva riscatto diritto tra 6 mesi, invece no, obbligo tra 1 anno e mezzo. Centrocampo abbiamo detto Ignoukouri, Kondogbia noi lo mettiamo verde, però lo mettiamo sotto Gagliardini. Adesso voglio vedere se questo vi stupisce o no. Cioè Brozovic torna, si va a Palermo, chi è il centrocampo titolare per Alessandro Scanziani, Palermo-Inter? I tre. Adesso come adesso non si può dire, prima facciamo questa, vediamo come va la partita, vediamo come giocano. Così ti lavi le mani dalla scelta. No, di partita in partita. Sì. Voglio dire. Vabbè, anche in questa però può giocare Gagliardini arriva adesso, deve conoscere i compagni, certo. Cioè...
la maglia, i colori sono uguali, sì, però una è un po' più pesante dell'altra. Sicuro. Le responsabilità che ha qui non sono diverse da quella che aveva Bergamo, e quindi demogli il tempo di capire i compagni, voglio la palla corta, lunga, come certo, si muove certo. Questo. Cioè, giusto, giusto. Calcio però adesso che Brozovic è squalificato, domani sera col Chievo, secondo te può giocare anche Joao Mario più dietro come ha fatto per esempio in altre partite, oppure Gagliardini al primo minuto è più logico? Ma ci può stare anche Joao Mario un po' più dietro, anche se quando è un po' più libero di attaccare è più insidioso e più pericoloso. Bisogna vedere anche come l'ha visto questa settimana anche lo stesso Gagliardini. Cioè... Per esempio Pioli ha usato parole di grande elogio per Gagliardini oggi in conferenza stampa. Cioè, non ha fatto capire che chissà, forse nel tempo, come tante volte ha detto per Gavigol, per fare un esempio su tutti, no? No, su Gagliardini, per esempio, oggi ha detto, non so, quando gli hanno detto di una squadra più fisica, lui ha detto i fattori che determinano la qualità di una squadra sono sempre due, sia fisico che tecnico, e lui non ha mai nascosto il fatto che gli piace il giocatore tecnico, soprattutto tecnico. E dice il calcio è fatto di duelli e fisicità, quindi le squadre migliori sono forti tecnicamente, ma anche fisicamente. Gagliardini ha entrambe le doti. Sì, sì, entrambe, siamo soddisfatti del suo arrivo, ora cerchiamo di crescere. Cioè non è che ha detto questo è un giocatore che deve crescere, ha detto il presente e il futuro dell'Inter. Quindi lui ha dato il suo benestare all'operazione che viene da ausilio, soprattutto che lo seguiva da un po' di anni. Voi da Bergamo, Raffaella e Enrico, come... no, infatti io l'ho visto varie volte lì allo stadio, sì, e per me tecnicamente è molto vero. Valido. Sì. Quindi non è solo senza il classico vero che corridore. Senso della posizione, sì, assolutamente. Raffaella, cioè, non sa è stare solo in il campo. Classico corridore. No, assolutamente. Lui ieri diceva il senso della posizione è la mia migliore qualità. Sì. Io secondo me vi dico la verità, non so se Alessandro è d'accordo, che ha sempre detto, lui tra l'altro ha vestito la maglia dell'Inter non alla fine della sua carriera, ma nella prima più purtroppo. Nella più tu dici purtroppo sì. Nella prima parte sì. E è sempre detto che la maglia dell'Inter per un giovane soprattutto non è una maglia qualsiasi, è sempre difficile. Gagliardini l'ho visto molto freddo e il fratello in un'intervista in questi giorni ha fatto capire che lui dal punto di vista del carattere è uno che non è che un po' alla Icardi, no? Non sente tanto le pressioni. Ti ha dato questa impressione? A me sì, nella conferenza di ieri. Il discorso è parlare, il discorso poi giocare. Giocare. È la stessa cosa. Sì. Poi è vero, se uno dice così sì, è perché probabilmente si sente grande. Io no. Quando sono arrivato, quindi... Sono altri tempi anche, probabilmente, Alessandro. Sì, sì, non sto dando un giudizio. No, sto dicendo, non lo conosco bene, no? Per cui non posso dare un giudizio. Però Berti, per esempio, quando arriva all'Inter, aveva 21 anni, più o meno l'età di Gagliardini, nell'88-89, no? Berti era uno sfrontato, che non è che sentiva... Poi, vabbè, l'Inter ha vinto Scudetto, meglio ancora, è andato tutto bene dall'inizio. Però ci sono, diciamo, magari dei giocatori che tecnicamente... non sono, diciamo, non è la loro miglior qualità, però dal punto di vista, per esempio, Condobbia è uno che dal punto di vista della personalità mi ha sorpreso in negativo clamorosamente. È emotivissimo, ma non cioè, me l'aspettavo. Io l'ho visto come un gigante che andava molto in Coppa Campioni. Ma da dove arriva? Monaco Siviglia aveva fatto. Sì, ma voglio dire, arriva da un campionato in Francia dove non è che ci voglia... Però è stato in Spagna, era stato anche, cioè aveva già girato. Ma in Spagna non ha dato una dimostrazione di essere un grande giocatore, perché sennò non entrava più in Francia. Però cioè, il Siviglia l'ha venduto bene al Monaco, ha fatto la plusvalenza seria. Però se fai bene in Spagna... Sì, tu dici vai dal Siviglia al Real Madrid, anziché andare... Siamo d'accordo. No, o vai a Barcellona, cioè nelle prime tre... Oppure magari vai in una metà classifica, ma in Inghilterra, dove c'è disponibilità economica incredibile, no? E lui, tra l'altro, ha anche le qualità atletiche per poter essere competitivo in un campionato come quello inglese. Enrico, prima della telefonata, tu ti vuoi sbilanciare su Palermo, nel senso Gagliardini, oggi, quindi siamo al 13 di gennaio, nella testa di Pioli, è davanti o dietro a Condobbia? Ed è con lui il ballottaggio? Perché c'è Mario Banega, abbiamo capito che è il ballottaggio dal trequartista. Poi abbiamo visto, se possiamo rivedere la grafica in campo, che ci sarebbero tre giocatori per due maglie. Quindi lo sfoltimento, se parte Gnucuri, serve. Perché tu ne hai tre per due maglie, non il doppio ruolo, come ha detto oggi. L'ottimo sarebbe avere 22 giocatori, sostanzialmente. E questo è l'obiettivo. Uno per ogni ruolo. Questo è l'obiettivo. Poi è chiaro che c'hai lo Zanetti della situazione, che può giocare in più ruoli. Esatto. Allora un altro discorso, come avrei anche 18. Qui avresti Medel e Joao Mario che possono fare... No, Medel lo sai che non è il mio giocatore. No, però dico come quarto, no? Come sì, quarto. Vabbè, però... Non è il tuo ideale. Però a centro...
Mi sì, Enrico, poi vado dall'amico sì, da casa. Velocemente, io ritengo che Gagliardini sia in una posizione... In rampa di lancio? Sì, in rampa di lancio, una posizione molto positiva, perché io ho la sensazione che il ragazzo sia una persona molto quadrata, cioè una persona molto equilibrata. Credo che anche il contesto familiare, il contesto dove è cresciuto, cioè dai 7 anni nell'Atalanta, guarda che la scuola di Favini della DEA è una scuola straordinaria. Insegnanti, professori di educazione fisica, entrambi. Esatto, entrambi, genitori, padre marchigiano, madre siciliana. 1,90 m. 1,90 m è una contaminazione. Tu sai che nella vita vince chi si contamina, è un mixaggio. Posso trovare un difetto nella conferenza di ieri? Che cosa? Non dimmi, Zidane perché... il giocatore preferito, Pogba il riferimento e Pjanic sì, il miglior centrocampista della Serie A. Chi il giocatore preferito? Di quando era piccolo Zidane, il fratello Ronaldo, per lui Zidane. Però posso ci dirti... può stare. Però se poi aggiungi che Pogba è il riferimento e Pjanic è il miglior centrocampista della Serie A, cioè, ha visto solo la Juventus negli ultimi anni. Pogba, tu lo sai che Gaspar l'ha chiamato e l'ha definito il Pogba italiano, sì, no? Sì, anche no, il suo Pogba bianco. Sì, Gallo, il suo allenatore della... della primavera, della prima credo primavera, che abbia sì, detto. Sì, ma anche Gasper, no, però vorrei dirti una cosa. Forse però anche quella manifestazione è una manifestazione di estrema schiettezza e onestà, non è di quelli come conosciamo tipo Ruffiani, Poli, no? Che ha tifato varie squadre quando era bambino. No, è uno che ha detto che quelli erano i riferimenti. Ma va, sono certo che... Non va sempre bene, eh? Non va sempre bene, perché io quando da Como sono andato all'Inter, ho detto, io da piccolino... mio papà era milanista, c'era un mio cliente, perché avevamo un bar che mi sì. portava sempre a vedere il Milan, e sono diventato anch'io milanista. Il mio idolo era Rivera. Sì. Mi hanno massacrato all'Inter. Sì, no, però voglio dirti che in questo caso probabilmente lui però poi ha detto che la sua aspirazione è segnare il primo gol, visto che non ha mai segnato nel derby contro il Milan, e che la Juve basta che vince, ha vinto abbastanza, è ora di svoltare. Quindi sì. devo dire che io credo che sia uno molto determinato e buono. Però quando gli hanno chiesto tra 10 anni tu dove ti vedresti, lui ha detto in una grande squadra. Poteva dire nell'Inter dopo 10 anni di carriera. Vabbè. No, ma voglio dire. Real Madrid, dai. Vuol dire che non crede tanto nel progetto del nuovo presidente. No, su mica ha detto mi hanno convinto perché... Allora, se mi ha convinto rimango convinta. Scusa. Sono d'accordo con te. Per questo dico, voglio trovare anche qualche risposta, siccome sottolineiamo sempre le cose sì, belle. Sì, diciamo no, che... no, assolutamente. Però l'importante è che poi dia il massimo in campo. 8, dai, ha preso 8. Sai cosa mi piacerebbe? Sai cosa mi piacerebbe? Che guardiamo dall'amico da casa perché aspetta. Che Gagliardini sia in grado, magari, poi di riuscire a far sì che noi vediamo il miglior Condobbiati. L'immagine una coppia Gagliardini Condobbiati. Sì, già due... qualcuno ha detto 3,78 m in Serie A, non ce l'ha nessuno davanti alla difesa. No, ma magari Condobbiati fa delle cose che non ha mai fatto nell'Inter. Mi piace perché Alessandro perché andiamo a prenderne due del basket o della pallavolo. Li superiamo. Però no? Il calcio non è l'altezza. Li vedremo, dai, vedremo. Anche perché il Barcellona, no, di modo. Guarda, ce n'è uno solo. Pronto, pronto. Bello, tanto così. Sì, salve, buona serata. Sì, scusa per l'attesa. Chi sei, da dove chiami? No, no. Giuseppe da Reggio Calabria. Ciao Giuseppe. Ciao. Zeman come sta? Perché veniva a scuola con me, quindi mi dispiace che hanno subito l'incendio del pullman lì. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Bravo. Speriamo nella salvezza della... Sì, della regina. Della regina, con Karel in panchina. Volevo farvi complimenti perché seguo il programma da poco e devo dire che le persone che rientrano nel programma sono sempre molto competenti. Grazie. No, siamo 4 volte che chiamo e lo faccio per garanzia perché faccio 4 partite l'Inter vince. Dai, allora spero di continuare così. Continuerò a farlo anche in futuro, spero. Allora, volevo dire solamente qualcosa da dire su Condombia. Sì. Perché ricordiamo che quando già è stato acquistato dal Monaco per 20 milioni di euro e poi è stato rivenduto per 40, quindi il giocatore è una crescita esponenziale, non è che ha fatto bene solo a Siviglia, voglio dire, è un giocatore allora io veramente ieri stavo vedendo nella top 11 della Champions vinta dalla Juventus, fatta da Sport Mediaset, quindi colleghi giornalisti tutti schierati con lì. C'erano juventini, giocatori del Barcellona, che erano le finaliste, e Condobbia. E Condobbia, sì. 10 sì. della Juve sì. del Barcellona e Condobbia, che era risultato... Sì. Forse perché stava andando al Milan e poi l'Inter nazionale... quello potrebbe essere un... Però adesso si usa che... No, guarda, io ricordo benissimo la partita di quarti di finale contro la Juventus. Ha fatto si è procurato anche poi... un quasi rigore.
sappiamo tutti come è andata, però... E tu insisteresti dire, adesso, allora, perché l'Inter lo avrebbe tolto dal mercato, nel senso che io dico, è facile togliere dal mercato quando non c'è una grande offerta, a parte quelle dalla Cina. Cioè, no, quella della Cina però poteva essere interessante. Sì, però se lui rifiuta, perché lui è un ragazzo orgoglioso e molto professionale anche dal futuro. Cioè, lui non prende in considerazione, come ha fatto, non so, Oscar, i 10 milioni all'anno. Dice, no, lui ha detto, io vado via dall'Inter, non vado nemmeno al Marsiglia da Garcia, che sta facendo una squadra più forte con la nuova proprietà. No, dice, io o vado a una squadra superiore o dello stesso blasone dell'Inter, oppure voglio continuare a... Cioè, da questo punto di vista, io lo apprezzo questo tipo di discorso. Però sul campo adesso, veramente, nel suo ruolo, davanti alla difesa, nei due, deve dimostrare in questo girone di ritorno di meritarsi l'Inter. Sì, ma io volevo dire, se parliamo all'Inter mi sembra che non ce ne tiene, perché ricordo che l'Inter era gli stessi profili del Manchester United, devo dire, non è che sì. Ci sono proprio tutti, è il momento, perché, ma con Stanley sono sicuro che ci lanceremo. Ma secondo te a Palermo, quando torna Brozovic, chi sono i titolari? Dai. Perché il mister è più diplomatico, tu sei... Brozovic è inamovibile, secondo me. Brozovic. E poi gli altri, tu dici, se la giocano. Ballottaggio, Gio Mario Banega, e Ballottaggio... secondo Gagliardini, sì. Ma Brozovic non si riesce assolutamente. No, ma sai perché, Alessandro, insisto? Perché se tu dici la Juventus, Khedira, Marchisio, Pjanic sono i titolari. La Roma, Strootman, De Rossi e Nainggolan sono i titolari. Il Napoli, prima erano Allan, Jorginho. Sì, però adesso sono diventati. Sta arrivando, non ha ancora fatto una partita. Vediamolo, se regge la pressione, se si integra bene con i suoi compagni. Cioè, la condizione fisica... Sì, ma al di là di Gagliardini, cioè Gio Mario Banega, ad oggi si sono alternati, non abbiamo... Sì, però nelle ultime partite mi sembra che Banega, contro Pia abbiamo sempre giocato insieme a Brozovic. Sì. E quindi magari, cioè, l'alternativa sono questi. Non poi, c'era alternativa però a Condobbia, no, perché Melo era venduto. E adesso come alternativa c'è Gagliardini. C'è Gagliardini. Però Gagliardini bisogna vedere come si inserisce. Ma poi torno da Giuseppe, ma per te, per caratteristiche, lui ha detto, io sono più una mezzala, però siccome il senso della posizione ce l'ho, posso giocare anche davanti alla difesa, con Gasperini mi trovo benissimo nei due, però è un 3-4-3. Per le partite che l'hai visto tu, è più uno che può giocare anche davanti alla difesa o è più una mezzala, cioè del centrocampo a tre? Ma non è che ci sia tantissima differenza tra una posizione e quell'altra, vuol dire, quando uno fa il centrocampista vuol dire che al di là delle qualità tecniche ha delle qualità di capire il gioco in fase offensiva, in fase difensiva, di farsi trovare nella posizione giusta sempre, diciamo, se non dovesse commettere errori, ma però è una cosa impossibile. Cioè, per cui ci sono alcuni giocatori che hanno solo una caratteristica. Per esempio Condobbia, secondo me. È vero che è bravo tecnicamente, ma lui ha bisogno di giocare con un regista a fianco. Questo sicuramente, sì, però ultimamente lo vedo migliorato. Rispetto allo scorso anno, all'inizio della stagione. Sentiamo Giuseppe, prego Giuseppe. Sì, allora, non sono molto aggiornato sul giocatore, cioè Gagliardini, però dalle poche partite che ho visto mi sembra più che recupera palloni, spero di sbagliarmi, ma in fin dei conti, cioè, io ho sentito Pioli dire che abbiamo una rosa troppo... numerosa. Troppi giocatori. L'abbiamo vista in grafica, adesso te ne facciamo vedere anche... Sempre diciamo gli stessi sono, ma messe in modo diverso, per far capire. Sì, giocatori quelli messi in rosso, messi in sì, verde, no, te la faccio vedere in un altro modo, chiedo alla regia, con tutte le praticamente le alternative. Cioè, se tu vedi, a sinistra ci sono i titolari qui, a destra, guarda quanti giocatori puoi fare, una squadra con riserve. Cioè, l'Inter ha tre squadre, non due, quindi per forza deve sfoltire. A destra ci sono solo quelli che non sono titolari. Vabbè, ma beh, sì, però dato le squadre... non conti nemmeno. Cioè, sì, no, però vabbè, le squadre che vogliono anomalia. Le squadre che vogliono competere qualcosa devono avere dei ricambi che sono degni di essere chiamati così. Perché Gagliardini, avere uno tra Gagliardini e Condobbia in panchina, e avere uno tra Eder e Barbosa in attacco, cioè, non è da tutti, togliendo la Juventus. Perché se tu guardi la Roma, l'unico che hai in panchina è Totti.
in attacco. Sì, loro avrebbero allora titolare Salah, Dzeko, Perotti e in panchina sì, c'erano sì, i turbe che è andato al Torino, Totti e El Shaarawy. Adesso infortunato sì, uno, l'altro in Coppa America, l'altro è venduto e sono rimasti con nessuno. E mi raccomando, contro Salah Nagatomo, è assolutamente tassativo mettere Nagatomo in campo contro Salah, perché non prende mai palla con Nagatomo. Cioè, credo che l'abbia, sì, lo sappia bene Pioli. Sì. Secondo me, poi voglio aggiungere che è inutile acquistare giocatori tanto aperti a gennaio. Secondo me l'Inter adesso è posto così, perché in difesa Medel, secondo me, dalle sue garanzie, perché ha vinto due Coppa America con il Cile. È vero, è vero. Rientra tra la top 11 della squadra più forte di sempre del Cile. Con Miranda in difesa, secondo me, possiamo fare un buon girone di ritorno. Sì, sì, secondo sì, me con 75 punti ce la facciamo, da arrivare a terzo. 75? Sì, secondo me sì. Dai 75, 77 ce la facciamo. Ma più sul Napoli o sulla Roma la corsa? Cioè, chi è che può arrivare più in lotta per il terzo e quarto? Secondo me la Roma, sì, perderà qualcosa. Ah, tu dici la Roma, con forse secondo l'Europa me, League, il discorso Europa League. Secondo me, sì, sono bravo, ben indovinato, proprio per questo. Secondo me perderà qualcosa. Spero che l'Inter in estate faccia 4 gol, 4 top player, basta, deve prendere Rodriguez, che è veramente una delle terzine sinistre più forti in Europa. Guarda, sono andato 2 volte in Germania, sono andato 2 volte a vedere il Wolfsburg, è un sinistro veramente fantastico. Guarda. Poi prendere Manalassi in difesa, centrale. Verratti centrocampo e Marez in attacco. A Marez, non negli italiani come si dice tanto, la scelta tra Bernardeschi e Berardi. Vedo che quando parliamo di italiani Alessandro si illuminano gli occhi. Mi dici Alessandro, Berardi, oltre a Verratti, se tu potessi veramente scegliere tra Bernardeschi e Berardi, calcolando la base già che l'Inter ha, chi potrebbe? Sono due ruoli diversi. Sì. Che serve di più all'Inter? Un Bernardeschi trequartista ala o un Berardi ala punta? Berardi è uno che fa gol e quindi forse quelli che fanno gol li prenderei anche sempre. Quest'anno li sta facendo. Sì, ma io quelli che fanno gol li prenderei sempre. In teoria potrebbero giocare tutte e due in una squadra. Non è che uno esclude l'altro, perché uno ha un ruolo, uno ne ha un altro. Dicevo per i costi, al posto, perché se vuoi al posto prendere di Kandreva e Perisic metti Berardi e Bernardeschi. Ho capito, però se vuoi, a parte che hai Kandreva e Perisic, sì, cioè, poi se vuoi prendere 50 milioni un difensore e più di 60-70 un centrocampista, in avanti spendi altri 50, ci dobbiamo anche accontentare. No, è chiaro. No, tu mi hai fatto una domanda, io ho risposto. Poi, tu non hai risposto. Perché tu stasera non stai rispondendo. Ho detto che a me andrebbero bene anche tutte e due. Se dovessi scegliere solo uno, prendo Berardi, perché, Berardi, perché fa più gol. Che fai gol? È quello che ti fa fare i gol e vinci le partite. Berardi, Icardi, Perisic è un grande attacco. Sì, poi interista e poi soprattutto pazzo. Veramente pazzo. Tipico dell'Inter. Tipico dell'Inter. No, giocatore da Inter. Giuseppe, ti devo salutare. Sì, ci vediamo, ci sentiamo alla prossima allora. Dai, a presto, sempre. Lunedì e venerdì sicuri, poi vediamo se riusciamo a organizzare una trasmissione per mercoledì, uno speciale mercato, perché stiamo entrando nelle settimane calde. Grazie, ciao. Tanto 3-0, domani 3-0. 3-0, speriamo. Ci vuoi dare anche i marcatori, Mario, così tanto rimane nella registrazione. Chi, Icardi? Doppietta Gio Mario e Icardi. Doppietta Gio Mario, va bene, grazie. Sì, ok. Gio Mario che finora ha segnato un solo gol col Cagliari, quindi deve segnare. Questo lo dico io, ma le vale tutti 45, stai tranquillo. Perfetto, dai, ciao. Ciao. Saluti a tutta la Calabria, Reggio Calabria, e Gio Mario che ha fatto 2 assist con il Genoa, per esempio Brozovic, anche la bella punizione che abbiamo ricordato sulla testa di Perisic, proprio pescato. Qualcuno non è... Cioè, ai miei tempi l'assist era diverso. Adesso uno fa il cross, tu fai un gol perché salti il più alto di tutti e fai un gol della miseria e l'assist, insomma... È un cross. Diciamo che l'assist vero è quello, il secondo gol col Genoa, che ha fatto mezzo campo. Questa è stata bella quella azione. Nei dribbling 2 metti davanti alla porta il tuo compagno, l'assist, ma fai il cross. Io vorrei vedere un gol di Kondogbia. È proprio quello, mi hai letto nel pensiero. Da casa Tauland scrive: Kondogbia secondo me diventerà un grandissimo, solo che noi abbiamo bisogno di giocatori pronti e fatti, siccome dobbiamo fare risultati. A Torino. Io ancora spero in lui, dice. A Torino da 30 metri. Massimo dice da Darmian. A Torino da 30 metri. Sì, sarebbe bellissimo, quello di Kondogbia a Torino. Darmian non sarebbe male, Medel centrale mi piace. Ecco, su Darmian, per esempio,
lo fareste, cioè Darmian, via Santon e Miango e dentro Darmian, il prestito da Mourinho, no? Allora, non ti convinco. Io so che a te Darmian non piace. Non mi convinco, perché se possiamo nemmeno sbagliare... Nemmeno io, cioè io anch'io non sono convinto da Darmian. Cioè Darmian, al posto di Santon, rinforza l'Inter, ma se io devo prendere un terzino a luglio forte, prendo... Vado a prendere quello a luglio, lo svizzero, che quello sì che ti rinforza veramente. Perché poi noi di quello abbiamo bisogno, di un prospetto che sia anche legato al futuro. E Suning ragiona in questo modo. Però Darmian è il profilo italiano che accontenta di più. Ma a me mi andrebbe meglio Conte. A Conte dell'Atalanta. Sì, Conte è un ottimo giocatore, è vero anche. Sì. C'ha anche un grosso carattere. Sì, per motivi di business, Maria Raffaella penso che sia quella che ci possa raccontare l'Atalanta vista proprio lì, dal terreno di gioco. Quindi ti infila allora Raffaella Conti, Gagliardini, no, Caldara e che sì, diciamo dei quattro gioielli dell'Atalanta, non conto Gomez perché calcolo quelli più giovani. Chi era prima di questi acquisti di Juve Inter la tua classifica per dire a tuo gusto? Io avrei preso primo Gagliardini, secondo che ne so Conti, terzo Caldara e poi che sì. Ti dico la mia, per me io... Che sì, soprattutto. Vabbè, esatto, che sì, allora, perché siamo andati su che sì? Giovane italiano, centrocampista. Che sì, non costa quello. Abbiamo detto che non abbiamo problemi. No, ma in questo momento noi... Ma c'era l'obbligo del riscatto, cioè se all'Atalanta gli dicevi io faccio l'obbligo di riscatto tra due anni, con che sì, vuoi 40 anziché 25, 40, all'Atalanta mica diceva di no. Secondo me che sì, però non te lo dava adesso. Credo che sarebbe accaduto qualcosa di molto difficile da gestire a Bergamo, perché già la cessione di Gagliardini... Guarda che la gestione italiana non è stata presa bene, erano molto scocciati. Io dicevo non tutti e due, quello al posto dell'altro. No, ma secondo me è ancora peggio. Perché che sì è veramente, insomma, lo vuole Antonio Conte al Chelsea, quindi è tutto dire. Ho capito, ma noi vogliamo aspirare a giocare col Chelsea della Champions League. Siamo d'accordo, ma voglio dire che sì probabilmente... Quindi mi state dicendo che abbiamo preso la seconda scelta? No, non è la seconda, sono tutti giocatori di livello, hanno ruoli differenti, probabilmente... Prego, Maria Raffaella. La tua, quindi che sì, sei d'accordo con me. E poi su Gagliardini, Caldara e Conti? Uguale. Sullo stesso piano, tutti e tre promettenti, perché sono ruoli diversi. Però al primo posto che sì, perché ha potenzialità maggiori, secondo me. E poi dicevi prima... Poi 96. Un giovanissimo, poi latte latte. Guarda, è veramente buono. Molto, molto bravo. Ma è veramente... Guarda che l'abbiamo visto anche al Torino. E so per certo che lo voleva il Chelsea, lo voleva portare il Chelsea in Inghilterra. E poi è rimasto perché l'Atalanta ha saputo gestire il passaggio memore di altre esperienze in cui ti ricordi, no? I giocatori hanno deciso di andare via dal settore giovanile. Allora, ancora ci scrivono, se andiamo in Champions con la filosofia che niente è impossibile nel calcio così come nella vita, e visto la disponibilità economica di Zhang, da giugno ci sarà da divertirsi. Allora io dico che non è solo una questione di andare in Champions, ma è anche perché dall'anno prossimo vanno le prime quattro, ma è a prescindere. Il discorso di rinforzare la squadra, hanno promesso pubblicamente degli acquisti straordinari, cioè definiti da... Però glielo ripeto, già Gagliardini adesso è tanta roba, no? Io sono molto contento. Io mi aspetto tre top player a giugno. Ma quelli arriveranno a luglio, perché dopo il 30 giugno arriveranno quelli, un terzino di livello. Tante volte tu puoi avere anche la disponibilità economica, però poi devi trovare la squadra che ti cede il giocatore che viene volentieri, perché i top player dove sono? Sono al Barcellona, sono al Real Madrid, sono delle... No, ma io 7, top player 8... mi accontento di Manolas, Verratti e Bernardeschi, voglio dire, cioè, no, questi sono giocatori che dalla Fiorentina vai all'Inter. No, ho capito, ma Manolas potrebbe andare in Inghilterra. Certo. E allora se arriva un inglese, però, tu sei il secondo. Però gli offri di più su Ning. No, ma voglio dire, poi dipende anche da lui cosa lui sceglie. Certo. Però su Samuel Ekivu noi dalla Roma abbiamo pescato bene in difesa, no? Loro vendono spesso difensori, diciamo che potrebbe chiudersi assolutamente. Il cerchio, una nuova grande Inter dopo Samuel Ekivu, adesso ricomincia con un difensore della Roma. Della Roma. No? Sarebbe... Poi, ripeto, io sono proprio curioso di vedere Medel Miranda, perché quei 35 minuti del derby hanno fatto intravedere qualcosa di molto positivo. Allora, andiamo dall'amico da casa perché mi segnalano telefonata internazionale, poi però dobbiamo arrivare al punto, cioè l'attacco dell'Inter, come si può sfoltire? Io ho la curiosità di questa telefonata internazionale. Chi sarà? Perché passiamo dalla Svizzera alla... Pronto? Pronto! Pronto? Carissimi! È Nestore? Sì, sono io! Grande Nestore, da quanto tempo! Grande Nestore, hai visto? Dalla Francia! Sì, telefono dalla Francia,
per farvi un grande abbraccio di buon anno, dai. Ciao. Guarda, tra martedì e oggi, allora, sono veramente molto contento perché stiamo sentendo da tanti tifosi che ci seguivate molto tempo fa e quindi sono contento poco alla volta e spero anche nel vostro aiuto per, diciamo, diffondere sia grazie a Intercuore Nerazzurro, FC Inter and Official Fanpage, intertv.it, il canale YouTube. Dico sempre iscrivetevi il più possibile perché noi possiamo creare una comunità dove con un secondo passo, in un secondo momento, tornare a interagire sempre, non solo un paio di volte a settimana, ma durante la giornata e sempre, perché poi i discorsi, diciamo, sull'Inter non finirebbero mai. No, sono d'accordo. Guarda, devo dirti che l'ho pensato anch'io. Il problema è che ho avuto tante cose, tanti impegni incredibili. Ma tu sei l'interista tipico, perché sei un artista e gli interisti sono tutti un po' artisti. Grazie, dai. No, grazie. Sì. È la verità. Nestore, perché so che a te piacciono comunque i massimi sistemi, andando invece sull'attualità, e cioè il lavoro sporco che deve fare Ausilio per le cessioni. Noi abbiamo detto tre difensori e due attaccanti, oltre a Gnucuri, oltre a Jovetic e Melo. Andiamo abbiamo visto un po', la rivediamo, questa grafica a destra hai quelli che oggi non sarebbero nemmeno titolari inamovibili, a sinistra quelli che sarebbero titolari. Mi sfoltisci un po' all'Ausilio questa rosa, dai, fammi 6-7 nomi che possono andare via tranquillamente. Che piazzeresti? Ma sai, quando si fanno certi nomi, certe scelte, spesso ci si va incontro anche a delle proteste un po', no? Lo so, perché lo so, poi non tutti la si pensa allo stesso modo. È impossibile modo. Pensarla all'unanimità. Io penso questo, uno che cederei è Condobbia, mi dispiace di deludere alcuni, ma proprio perché non ha nella testa il concetto del calcio. Cioè ha nella testa il concetto ancora da gioco all'oratorio, non so come dire, come esprimermi, proprio è nella sua forma mentis che non c'è il calcio proprio, cioè c'è una visione di calcio individualista un po' lì col dribbling e tutto resta lì, poi è orgoglioso, è vero questo, ha una sua fierezza, ma non è indirizzata a una visione più ampia. Sì, no, ho capito che cosa intendi, tatticamente dici proprio, tatticamente è grezza. E non ci sta proprio nella testa, no. Io tra l'altro non lo dico, adesso, ma lo dico, lo scrissi anche in qualche sito interista quando fu preso, quando si stava cercando di prenderlo, perché avevo visto delle partite varie anche stando qui in Francia. E non mi convinceva, insomma, era solo apparenza, ma nella sostanza non c'è, ecco, e purtroppo si è dimostrato così. E oltre ai soliti Ranocchia, Santoni, Giovani, Yao, eccetera, eccetera, su Gabigol che mi dici? Tu lo manderesti in prestito o no? Ma io Gabigol, guarda, mi piacerebbe tenerlo, però se dovesse giocare qualche partita, ma nel momento in cui questa possibilità non c'è o diventa remota, allora è meglio darlo. Perché sarebbe meglio farlo giocare, fargli fare esperienza nel campionato ed averlo pronto il prossimo anno. Ma tu lo vedresti di più, Nestore, come vice trequartista o come vice alla destra? O attaccante proprio al posto di Cardi, dove non giocherebbe praticamente mai? Guarda, questa è una risposta difficile. Lo sai perché? Perché bisogna proprio vederlo all'opera, con continuità, per trovargli una giusta posizione. D'Amblè potrei dire magari un po' più spostato a destra, un po' più in avanti spostato a destra, ma resta sempre così. Quindi insomma il discorso prestito ci sta, come è stato per Recoba al Venezia, Adriano alla Fiorentina al Parma, ci sta. Sì, ma guarda, io comunque però, se mi dai l'occasione, vorrei esprimere un parere favorevole su Gagliardini. Sì. Io quel po' che l'ho seguito, questo è un grande acquisto. Perché dimostra, ha sempre dimostrato un'intelligenza molto, molto forte, cioè è quadrato il ragazzo, sa svolgere più ruoli, sa interdire nello stesso tempo in avanti, sa anche fare il passaggio giusto, è intelligente.
Ma secondo te quindi Gagliardini va bene nel 4-2-3-1 a fianco a un Brozovic? Cioè, fanno abbastanza filtro insieme, cioè, come interdizione, oppure un Kondogbia? Vabbè, tu Kondogbia ne hai già parlato, però tutti alla fine hanno fatto giocare Medel lì, no? Brozovic Gagliardini può formare una diga davanti alla difesa? Secondo me con Medel nella posizione centrale certamente, perché Medel sarebbe importante il suo rientro, perché per me può svolgere quasi un doppio ruolo, sono d'accordissimo, di centrale, di stopper, ma anche quello di ricostruire, di difesa, di ricostruire l'azione in zona mediana. E quindi tra Gagliardini, ma più che Brozovic, io lo vedrei più con João Mario, ti sembrerà strano. Lo vedo più così, io devo dire. Quindi João Mario è davanti Banega, trequartista? O Brozovic? Banega è bello, è bravo, è forte, però anche qui c'è un problema che si va cioè si va a creare un problema con lo stesso Candreva pure, è complessa la situazione. Sono tutte situazioni che andrebbero verificate in mezzo al campo e che l'allenatore deve essere in grado di riuscire a dispiegare questa matata. Eh sì, ma comunque già le scelte ormai si stanno effettuando, abbiamo visto anche le idee abbastanza chiare. Nestor, io ti devo salutare, però prima ti voglio chiedere, secondo te, ci sentiamo magari nelle prossime puntate, se è un'utopia questo benedetto terzo posto. Posso fare una domanda? Sì, se è un'utopia il terzo posto per te o no? Domanda. Sì, poi ti lascio fare la domanda. Aspetta, l'utopia per te? Se parliamo pronto. Insieme, però non riusciamo a dialogare. Dicevo, se per te un'utopia è il terzo posto o no? Aspetta, ti rispondo subito, se mi permetti. Io volevo fare una domanda a Scanciani, perché ieri sera l'ho visto con Reali, sì. E mi piacerebbe sapere se ha potuto parlare con lui della situazione attuale dell'Inter. Sul terzo posto per me non è importante, è importante ciò che si viene a costruire come squadra, okay. Da adesso in poi ci si può arrivare, ma credo che sia molto difficile. Ok, chiarissimo. Dai, adesso vediamo se riusciamo a strappare al mister un qualsiasi, anche voglio dire, se la vede bene per lo sviluppo che sta avendo, cioè questo credo che non ci sia niente di male, oppure vabbè se ha visto troppi errori, ecco, questo rimanendo sul generico. Grazie intanto Nestore, a presto. Salutami Gian Debre e tutti quanti lì. Ciao caro, ciao. Ti saluti Nestore, ciao. Mi sarebbe piaciuto parlare del fair play, eccetera, eccetera, comunque, ciao. Un'altra volta. Ciao, va bene, faremo un'altra puntata anche sul discorso economico. Alessandro, allora c'era Bordone. Canuti e Bini non li abbiamo visti, almeno nel momento del collegamento, no, sono dei vostri. Partiamo dall'inizio. Sì. Ho creato un gruppo di ex giocatori dell'Inter di quando giocavo io, no? Per cui c'è Marini, c'è Muraro, c'è Bini, Beppe Canuti, Baresi, Oriali, Beccalossi, Spilo Toberi, che però è all'estero, arriva quando può. È vero può. Che c'era più attaccamento alla maglia per il solo fatto di essere cresciuti in Italia. Ma adesso io non so l'attaccamento degli stranieri rispetto al nostro. Il nostro di sicuro c'era, anche io che ero, diciamo, tra virgolette, di fede milanista, nel momento in cui mi prende la Juve, il Milan non esiste più. No? E poi eravamo riusciti a costruire un gruppo molto coeso tra di noi, e quindi io facevo fatica per Oriali, lui lo faceva per me. Quanto tempo serve per creare? 6 mesi, un anno, 2 anni? Ma dipende dal carattere anche individuale, dal tempo in cui stavamo in ritiro, che in pratica andavamo dal venerdì alla domenica. Che oggi Pioli in conferenza ha detto siamo insieme da 2 mesi ed è poco ancora. È chiaro, poi dipende anche tanto dalla società e anche dall'allenatore, riuscire a fare in modo che non ci sia una gelosia all'interno del gruppo, perché gioca lei, non gioco io, gioca quell'altro, cioè riuscire tutti a sentirsi importanti, e questo spetta all'allenatore fare in modo che questo accada, no? E quindi ieri sera però eravamo solo in 4, perché c'era Beccalossi, Oriali e Bordon con sì, te. Sì, perché gli altri è arrivata una
convocazione da parte di Beccalossi per questa serata, però è arrivata nel pomeriggio e quindi non tutti hanno la possibilità di venire. Si noi... è parlato un po' di Inter dietro le... Ma è chiaro che quando ci siamo assieme si parla di calcio in generale, dell'Inter dei nostri tempi, dell'Inter di adesso, della società, degli allenatori, di tutto quello che compete lo staff tecnico, lo staff medico, che non è da trascurare. No, mi viene a sorridere, no, perché io stavo pensando che Oriali, in mezzo al campo, al di là del lavoro che ha fatto sul mercato, sarebbe proprio l'uomo ideale forse da mettere vicino a Brozovic. Ma a dire la verità, ci ha raccontato qualche episodio anche della nazionale che fa capire la sua qualità all'interno di una società di calcio. No, lui non è, diciamo, il team manager che si preoccupa di organizzare trasferte, non è quello il suo compito. Il suo compito è quello di essere da sostegno e d'aiuto sia alla società, all'allenatore, che ai giocatori. L'ha detto lo stesso Conte, che se lo voleva portare addirittura. Bravissimo, cioè, è quello, rimasto sorpreso positivamente. Quello che ci ha raccontato anche del suo rapporto avuto con Conte in nazionale. No? Un ottimo rapporto, vero? Assolutamente. Pur essendo uno della Juve, dell'Inter, voglio dire, ma, sì, ma quando poi, lavori per una stessa squadra diventi, non dico tifoso, però ti attacchi a quello che stai facendo. Sì. Poi sai, Antonio Conte è una personalità per cui io, per la quale voglio dire, tu credo che troverai conferma in questo, Alessandro, cioè non si potrebbero porre dei problemi se eventualmente arrivasse un'occasione di allenare l'Inter nel futuro. Secondo me Conte prenderebbe la panchina, detto, la Juve, lo disse. Voglio dire, la farebbe anche con grande professionalità e diventerebbe il primo tifoso della sua squadra. Ma questo penso lui è fatto che in quel modo, non è che... No, però io, senza girarci intorno e senza che voglio tirarti fuori cose che magari non posso, però dagli interisti, quindi, no, i compagni di cena di ieri dell'Inter degli anni '80, c'era positività in quello che può essere il futuro prossimo dell'Inter. Cioè l'Inter ha vissuto, dopo 7 anni di 15 trofei, grandi vittorie, sicuramente 6 anni, diciamo 5, perché questo è il primo anno in cui si inizia a vedere, almeno dal mio punto di vista, un futuro molto roseo, e mi sbilancio. Loro erano dalla parte, diciamo, ancora di vedere per toccare per credere, perché sono uomini navigati, no, di calcio, anche tu stesso, oppure pensate che c'è la luce in fondo al tunnel? C'è una speranza, no, di questa nuova proprietà, della volontà di investire, poi c'è il timore che gli investimenti che siano fatti nel modo migliore, con meno errori, con meno sbagli. No? E allora a questo punto chi è quello che coordina questo movimento? Cioè non può essere allenatore, perché in Italia ogni 4 mesi, ogni anno lo cambi, gli fai magari il contratto di 3 anni e se dopo il primo anno non ha raggiunto i risultati che tu ti aspettavi o se non ha riuscito a instaurare un buonissimo rapporto con lo staff, con il presidente, o con i giocatori, viene cambiato. Allora ci vuole all'interno della società uno, come poteva essere lo stesso Oriali quando lavorava per l'Inter, che capisce di calcio, che conosce i giocatori e che sa che dice va via questo può essere... Quello che chiedevo all'inizio della trasmissione, Raffaella, cioè il viaggio di Ausilio con Pioli dopo Natale ti ha sorpreso? Cioè nel senso, può essere un aspetto finalmente positivo? Noi abbiamo detto ha fatto il mercato Kia Jorabkian perché ha portato un giocatore, Suning perché diceva però questo voglio fare i regali ai tifosi, e poi Toir che dice però mi piace questo allenatore, Ausilio che però lavora e deve cercare tra diverse di accontentare. Adesso invece sono partiti allenatore e direttore sportivo. Che significa che i due punti di riferimento di questa società in questo momento sono questi. E Ausilio a febbraio potrebbe anche avere questo famoso benedetto prolungamento. Io auspicavo, speriamo prima della primavera, perché così si lavora anche per il futuro prima. No, è chiaro che ha un ruolo per cui il giocatore lo guardi adesso per prenderlo a giugno, o addirittura per prenderlo dopo un anno, perché magari può essere in scadenza o perché lo stai monitorando per vedere il livello di crescita. Cioè ci sono tante componenti. Perché? Perché sono venuto a chiedermi i Cardi, mi danno 80 milioni di euro, per cui con chi lo sostituisco? Devo già essere pronto all'evenienza che... Sì, sì, ma non con uno solo, con uno, che è la prima scelta. La seconda scelta, se... Il primo non riesco a raggiungere, cioè... Ma tu lo invidi? Cioè ti piacerebbe? Poi chiedo anche a Enrico, Raffaella, cioè ti piacerebbe in questo... negli anni scorsi io ti dicevo sempre, che squadra ti piacerebbe allenare con la potenzialità che ha, per essere sicuro che tu al tuo presidente dici visto ho raggiunto l'obiettivo? L'Inter non era proprio quella messa meglio nei 2, 3, 4 anni fa. Adesso invece... Ma ancora adesso?
Però no, perché se... magari come società sì. No, invece quindi dicevo ma... come direttore, cioè per fare il mercato, perché sembra che l'Inter sembra, sì, no. Hanno promesso investimenti. No. Cioè è chiaro che i soldi sono quelli che fanno la differenza. Per un direttore sportivo questo, che non ha mai avuto questa grande questa libertà. Possibilità indubbiamente. Però il direttore sportivo ha così tante conoscenze, calcistiche intendo, non di giocatori, sì, perché sì, sicuramente sì. Avrà una decina... in classifica 1, 2, 3 di portieri di terzino destro. Però adesso ne ha fatta di gavetta così. Sì, dai, è una vita che fa gavetta. Ma, però allora, io presumo, però può darsi che mi sbagli, sì. Che la campagna acquisti del Milan la faceva Braida all'epoca. Braida almeno era uno che conosceva molto di più i giocatori che non Galliani. Certo, Galliani continua a farlo. Uomo, visto, se poi andiamo a vedere la storia, hanno sempre fatto bene, cioè, hanno fatto pochi errori, certo. Per amor di Dio, perché poi hanno vinto tutto sì, quando c'erano molti soldi, con sì, meno poi soldi, le hanno fatto chiaro, di modo, meno soldi. Invece Ausilio ha sempre fatto senza soldi. Senza soldi, ma per amor di Dio, ma infatti non vinciamo niente da 5 anni. No, dire. Sai, però... No, questa è la portato realtà. A casa dico giocatori, poi a volte li hai dovuti rivendere, però sono venuti fuori tanti giocatori. Sì, no, vabbè, ma abbiamo provato a gennaio a cambiarne 5 e a mantenerne uno. A giugno cambiarne 5 e confermarne uno negli ultimi 2-3 anni. Sì, 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 sì. Quindi vuol dire che degli errori sono stati però fatti. Però il budget era sempre a zero. Sempre con prestiti. Per l'amor di Dio. Sì, sì, ma voglio dire, al limite tanto vale che invece andare a prendere un prestito che non mi dà così tanta garanzia, prendo un giovane e metto dentro il giovane. Guarda, e vedi, e qui la Suning, invece di prendere Lucas Leiva, che arrivava gratis, no, no, vado a prendere Gagliardini. Ma questo adesso lo puoi fare. Ma allora, perché c'è Suni? Prima no. Io allora credo è chiaro che l'Inter è l'Inter. Quel viaggio è stato importante. E l'Atalanta è l'Atalanta, per l'amore di Dio, sono due pesi diversi, no? Sì, sì. Però il buon allenatore, capito che era una situazione particolare, ha messo entro i giovani e sono scoppiati tutti. Sono bravi. Cioè, poi è chiaro che l'Inter è difficile fare una cosa così, per l'amor di Dio. Non... Mm. Però la mia Inter, ce n'erano 7-8 che venivano fuori il settore giovanile e che sì. Dopo... L'anno sono andato via io, ho vinto il campionato e hanno giocato 10 anni nell'Inter. Sì, cioè, Alessandro sa che negli ultimi anni, se prendiamo Juve, Milan ed Inter, i giocatori che sono usciti sono pochissimi, sì, no, ma... perché non si riesce più a produrre giocatori in grado di giocare in quelle squadre. Poi vanno a giocare, io ieri vedevo Faraoni nell'Udinese, Benossi straordinario a Torino, quell'altro Duncan straordinario a Sassuolo, cioè è facile giocare in quelle società, poi magari il problema è fare il salto, quindi tu sai bene questo. D'altro canto però quel viaggio, Alessandro, è importantissimo, quel viaggio in cui Pioli e Ausilio vanno in Cina a parlare con Mister Zhang, a apparecchiare la campagna acquisti estiva. Esatto. E poi soprattutto sanno già che comunque a Milano Steven ormai stabilmente sì, qui, c'è Liu Yu e l'amministratore legato, probabilmente quando il buon Toir uscirà dalla società, credo entro questo anno al più presto, il presidente è probabile. Però che i rapporti Steven, sono ottimi tra sì, Toir sono ottimi. E Suning. Però se tu hai notato, credo anzi che tu l'abbia notato sicuramente, Toir a un certo punto ha fatto un passo indietro, cioè ha capito che era giusto lasciare diciamo, le decisioni a chi effettivamente ha il controllo azionario della società, per cui ha assolutamente accettato ciò. E questa operazione, questo passaggio in Cina è fondamentale, perché si sta costruendo il gruppo, allenatore, direttore sportivo, Gardini che fa da direttore forse. Organizzativo, gli altri manager finanziari e poi dopo i due cinesi che sono i riferimenti. Forse si è reso conto anche di aver preso una cantonata con De Boer, perché se prendevano subito probabile, Pioli, probabile, cioè, probabile. Non vai a prendere un allenatore olandese che non sa l'italiano, che non conosce i suoi giocatori, sicuro. Non sa il nostro campionato. E se lo prendi dopo però se lo prendi, devi avere 5 anni, lunga prospettiva. Dici quest'anno basta che ci si salva, però mettiamo le basi per l'anno prossimo. Allora prima della raffica dei messaggi, l'Inter non può fare questo discorso. Allora abbiamo parlato di formazione con il Chievo, rivediamo la grafica semaforica, abbiamo parlato di mercato, però ci sono veramente tante domande. Dobbiamo chiudere il discorso con il vostro parere. L'altra volta martedì dicevamo ne tagliamo due. Prima in attacco, prima Alessandro diceva voglio partecipare al giochino anch'io. Allora però vi faccio prima sentire o leggere o vedere cosa ha detto Pioli
quando gli hanno chiesto di 6 uomini per 3 posti in attacco, con Pinamonti fanno 7. Lui ha detto: nella fase offensiva siamo in 7, Pinamonti sarà in pianta stabile con noi. Credo che sia un buon numero e ci sarà spazio per tutti. Basta che tutti diano il 100% ogni giorno. Gabigol ha le stesse possibilità dei suoi compagni. Sono contento dei giocatori che ho al momento, quindi resta. Però ha detto che anche nella stessa conferenza di oggi che bisognerà sfoltire. Su questo la società è consapevole che il gruppo è troppo numeroso, lavoreremo per sfoltire questa rosa. Allora, rivediamo questa benedetta grafica. Allora, a centrocampo abbiamo detto che anche se parte Gnucurì, se Banega non arriva qualcosa di incredibile dalla Cina, Banega, João Mario, Gagliardini, Condobbi e Brozovic sono 5 per 3 maglie, bastano e avanzano, sì. Considerando che all'occorrenza anche un Medel di turno si può giocare lì. In difesa abbiamo detto è molto più facile lo sfoltimento, perché Medel, Miranda e Muriglio sono più titolari degli altri, e chi parte parte, va bene, Iaora, Nocchia, Andreoli dovrebbe rimanere anche per il discorso della La lista del cresciuto nel vivaio, eccetera, eccetera. I terzini tra Santommi, Ango e Nagatomo, se non è adesso è a giugno, D'Ambrosio e Ansaldi restano, gli altri due bisogna prenderli. Se non è adesso è a giugno. Niang potrebbe andare a fare esperienza, perché chi l'ha Cagliari. Visto, sì, no, perché chi l'ha, mio cugino Davide Cesar l'ha visto in Belgio, ha detto: Enrico, è un prospetto dell'Under 21 belga notevole, il problema è che non è ancora pronto per fare il tiro dell'Inter. Sì, anche se ha fatto vedere delle grandi cose quest'anno. Io non me l'aspettavo, perché pensavo che Di Marco era il forte, invece qua Niang quest'anno. No, questo è forte, però sai che cos'è? Lui diceva, per fare il tiro nell'Inter, l'Inter è l'Inter, no? Cioè, lui mi dice: Enrico, dell'Anderlecht per l'Inter ci sono due pronti da poter giocare a quelli veri. No, ma poi noi dal Belgio stiamo pescando bene, perché per esempio Van Hoisden nella primavera dell'Inter è molto interessante come difensore centrale. No? L'attacco, Alessandro voleva concludere il gioco dell'attacco, no, tu me li volevi dire tutti 8. Allora, però dopo ditemi anche la tappa, perché qui io non mi tornano i conti. Pioli dice 6 più Pinamonti, davanti sono 8, non 6 più Pinamonti. Vabbè, Biabiani, dai, parte Biabiani. Capito, ma Biabiani è riserva di Candreva. Vallo a Yuansu, ma altrimenti chi metti lì? Barbosa al posto, come dire, Barbosa, diciamo, però Barbosa dovrebbe crescere dal punto di vista difensivo. Eh sì, vabbè, ma lui si sta impegnando il ragazzo, per la verità. Anche sì, però in Spagna, nel ritiro invernale, Barbosa ha giocato una delle due partite e ha giocato dietro la punta, non a esterno, a fare il difensore sulla porta. E allora parte Banega, dai, forza, parte Banega, 30 milioni di euro. No, io Banega mi auguro di no. Palacio, per esempio, l'Atalanta deve cedere qualcosa per prendere Palà, perché Gasperini naturalmente lo stima, ma se non parte Paloschi ancora non parte, e quindi Palacio andrebbe a fare un anno e mezzo di contratto, ci può stare, anche se lui secondo me ci tiene molto a finire la stagione all'Inter. Poi apprezzato da Pioli, così come lo stesso Eder. Allora c'è una telefonata, però Alessandro mi deve dare i suoi 6-7. Berni, Radu, Joao, ecco qua. Ranocchia, Gnucurì. Aspetta, dall'inizio. Berni e Radu. Vabbè, uno è il terzo portiere, dobbiamo tenere. Radu è infortunato. Prendi con la primavera per fare il terzo portiere che non gioca mai. Perfetto. Difensori. Joao, Ranocchia. Joao tu intendi Yao, perché Joao è in Miranda. Yao, Ranocchia. Biabiani sono già 7 o 8 che ho detto. Ah, tu quindi Barbosa lo tieni e Biabiani lo vendi? Me Biabiani è una alla destra che come riserva, io me lo Ma fai una bellissima plusvalenza con Biabiani, lo dai in Cina lì. Allora Barbosa lo deve giocare. Ma Don Natore che dice: se lo prendo io lo gioca. Esatto, non come Di Marco che va all'Empoli a fare la panchina a Pasquale. Perché sennò falla qui la panchina, che durante la settimana ti alleni con i tuoi compagni che sono più forti di quelli dell'Empoli o di dove potresti. E a Palacio tu faresti scegliere lui, oppure dici scegli tu vista la carriera che fa? Sì, però, oppure lo inviteresti però, a dire no, sì. Lo inviterei ad andare, però. Sì, no, poi c'è Eder che eventualmente può fare la prima, sia la sinistra che la destra. O Barbosa lì, se parte Palacio, Barbosa lo tengo. Barbosa che ha più possibilità di entrare gli ultimi 20 minuti in sostituzione di uno degli esterni. O giochi con le due punte nell'attacco finale. Fai un 4-4-2. Quando 4, devi andare 2, a vincere 4. Da qualche parte, per esempio. Però 7-8 te li ho detti. Sì, sì. Senza stravolgere. E due sono già partiti, eh? E due sono. Vabbè, ma se eri in 30, ragazzo. Va bene. Allora, intanto tanti ci hanno chiesto su Medel più difensore. Allora, dice proprio Pioli, dice sì. Risposta inequivocabile: oggi per me è più difensore, però la duttilità mi può fare comodo, quindi è un giocatore, sceglieremo con lui la migliore posizione per la squadra, quello che è meglio per lui, quello che è meglio per la squadra, un giocatore affidabile ad averne. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei, da dove chiami?
Pronto, ciao Michele, ciao a tutti quanti, non so i nomi esattamente perché cambiate sempre, quindi comunque Alessandro Scanziani fa parte della storia dell'Inter perché ci ha giocato. No, Alessandro Scanziani sì, adesso l'ho riconosciuto. Oh, Enrico Giangreco anche ormai non della storia dell'Inter. Non della storia dell'Inter, ma è ovunque della storia della TV e quindi del giornalismo. No, e poi Maria Raffaella Napolitano che è titolare di N&M Management, nostro partner. Perfetto, perfetto. Allora vi saluto tutti. Approfitto per salutare Scanziani. Ho visto su Rai Sport un suo gol ai tempi di quando giocava nell'Ascoli, a fine carriera, credo, anni 80, mi pare. No, prima della Sampdoria. Prima della Sampdoria. Sì, dopo l'Inter sono andato. Dopo l'Inter Ascoli. Ah, dopo l'Inter sono andato ad Ascoli. È arrivato anche quinto, sesto un anno, no? Quinto con l'Ascoli è arrivato. Fatto 8 gol, sì, infatti fece un anno ottimo e fece un bellissimo gol. Adesso non mi ricordo che partita fosse, era uno spettone. Comunque, complimenti, Scanziani, è sempre un grande. No, Michele, io ti mandai forse un WhatsApp qualche tempo fa, forse subito dopo la partita. Aspetta, però ricordami il tuo nome, da dove chiami? Gianmaria da Milano. Ah, Gianmaria, sì, è vero, sì, ci siamo sentiti, mi ricordo. Sì, abbiamo letto martedì un tuo messaggio, mi ricordo. Sì, esatto. Per quanto riguardava Miranda, l'imprescindibilità di Miranda e Banega, indipendentemente dalle prestazioni o comunque ultime di Banega, che ok, non è sicuramente il Banega di Siviglia, ma sì. Poi con la Lazio mi aveva quasi convinto, con l'altra no. A Udine no. Sì, a Udine, oddio, il primo tempo non male, il secondo ha sbagliato un po' troppo, infatti ha fatto molto bene a cambiarlo. No, ma io mi volevo più che altro soffermare su Gabriel Barbosa. Io sono abbastanza scettico, ma indipendentemente dall'utilizzo che si è fatto adesso, che ha fatto prima De Boer e adesso Pioli, io capisco che l'idea che ha Pioli, innanzitutto è uno che conosce bene il calcio italiano. E Barbosa è il classico giocatore brasiliano. È il giocatore che ha lo spunto di un metro, ha il dribbling, ma poi non ha l'allungo, non ha la corsa. È un giocatore che deve imparare a giocare in un campionato che al primo dribbling ti buttano per terra. E in questo momento storico della stagione nostro, dove abbiamo trovato l'assetto e soprattutto dove i due esterni hanno questa capacità di scambiarsi, Perisic ogni tanto va a destra, a sinistra, Candreva si accentra. Noi siamo in un momento storico della stagione che è determinante. E quindi l'inserimento di Barbosa sarebbe troppo rischioso. Sì, magari la partita in corso, sai, quella nell'assalto finale ti giochi. Cioè, ma una partita in cui fine primo tempo 3-0 e quindi il secondo tempo lo puoi mettere. Sì, dico ancora meglio, se siamo 1-1, 0-0 in casa e tu attacchi. A Firenze vuoi attaccare, per esempio, a Firenze per andare a vincere la partita, che è una delle partite. Ma io invece dico più con le piccole in casa quando non stai vincendo, negli ultimi 20 minuti, 25. Come è stato col Bologna, è entrato a un quarto della fine? Anzi, per esempio... Eravamo in una situazione tattica grazie barra colpa di De Boer che adesso non abbiamo sinceramente, perché Pioli comunque ti ha messo a posto e insomma è una situazione, diciamo, sia tattica che mentale, soprattutto di convinzione, completamente diversa la prima fase della stagione. E poi soprattutto l'impiego di Medel in una squadra come l'Inter non esiste che giochi a metà campo. Non esiste. Alessandro, adesso l'Inter non esiste proprio, perché ti promuove mister. No, non è chiaro, può venire a prendere la palla dai difensori un giocatore che ha le proprietà tecniche di Medel. Deve giocare da difensore. Non può farlo con Dobbiá, figuriamoci Medel. Cioè l'Inter deve, il difensore che viene a prendere la palla da Handanovic la deve scaricare a un giocatore che sa già quello che deve fare ancora prima che riceve la palla. Però Medel in difesa può prendere la palla da Handanovic. Sì. Sì, ma in difesa è un conto, in difesa la prende con la faccia rivolta all'area di rigore, quando la prende dai difensori la prende con la faccia rivolta al nostro portiere. Sì, ma infatti il discorso di Medel nasce perché quando c'era Mazzarri l'Inter, per questo dico non parliamo di Mazzarri, Michele, no, ma io dico quando tu fai una squadra con stasera. No, però scusami Gianmaria, quando tu fai una squadra con un progetto tecnico a Roma si può arrivare in mille modi.
Se tu vuoi un giocatore, il Napoli di Mazzarri arrivò secondo con Gargano davanti alla difesa, che non era un regista, era un giocatore che recuperava palla, poi sì, a modo suo magari, ma o Berami stesso. Poi avevi le mezzali che facevano un altro lavoro. Si può giocare con Pirlo o Verratti davanti alla difesa. Anche uno che ha fatto 40 gol a campionato davanti, però, cosa che non abbiamo. No, ma perché? Aveva un qualcuno che l'Inter non ha. È una struttura di gioco che era tutta finalizzata a Cavani. Noi abbiamo una struttura di gioco completamente diversa. La Vizia sì, no, ma quello che volevo dire è che lui voleva un uomo davanti alla difesa che facesse fare o difesa a tre o rubasse palla. Poi non doveva fare il regista. Quindi in quel contesto, certo, se invece uno vuole giocare con regista, è un altro discorso. Se uno è il 4-2-3-1 con il trequartista che può fare il faro e torna più dietro ai due medianoni, un po' come era l'idea di Mancini, centrocampo fisico col trequartista. Bravissimo, esatto, bravissimo. Sì. Si può, fare tutto, si può fare. Quindi Medel non è che è regista, non è colpa sua se non è regista. Io volevo arrivare al fatto che a centrocampo Medel, in una squadra che deve puntare in altissimo, non in alto, non può giocare. Sì. Cioè, può giocare qualche partita, ma tu puntare una stagione su Medel perno centrale quindi di centrocampo, prenderesti? Non puoi. In difesa assolutamente va bene, ma l'Inter può giocare anche senza regista. Cioè, non è che sembra che bisogna prendere sto regista perché altrimenti non si possono vincere i campionati. Ma secondo te l'Inter ce l'ha adesso un centrocampo tipo? Quale sarebbe per te? Ma questo qua va bene, come sta giocando adesso. No, aspetta, questo qua non ce l'ha ancora, perché Gagliardini è appena arrivato, non abbiamo visto. Baniga ha giocato perché Gio Mario non c'era. Poi Kondogbia e Brozovic. Kondogbia e Brozovic. Davanti alla difesa, con i tre a scelta, quelli dietro ai cardi, ma va benissimo. Ma non è il discorso di uomini, è un discorso di convinzione, sì, è un discorso di motivazione, è un discorso di periodo mentale. Sì, anche di perché Kondogbia non è lo stesso giocatore. Io con Mancini, tante volte in conferenza stampa, dicevo Kondogbia Brozovic, cioè ero uno che voleva vedere lui, per esempio con Brozovic diceva che non era maturo per giocare davanti alla difesa, con Kondogbia... Di Mancini me le ricordo... Con Kondogbia, mi diceva che lui per lui era più uno che con la falcata doveva andare in avanti, quindi non bloccato davanti alla difesa. Doveva portare la palla in avanti, sì, me lo ricordo. Kondogbia e Brozovic hanno anche giocato a Napoli e Zielinski, Hamsik non gli hanno fatto capire niente. Cioè, da una parte non è che Mancini era pazzo, nonostante io l'avessi criticato tante volte. Però devi anche contestualizzare le partite, cioè pronti via 30 secondi, prendi gol, la partita cambia completamente. È vero, però Brozovic è più bravo a inventare anche nella corsa, ma che oggi tatticamente, io mi fido ciecamente che segue l'uomo in fase di un possesso, no. Che Kondogbia quando ha la palla Udine di piatto la passi bene o imposti bene il gioco, no. Cioè non ho ancora certezze che il centrocampo dell'Inter sia definitivo. Ma non è che hai molte scelte, Michele, cioè non è che adesso a gennaio ti vanno cioè vai a prendere Xabi Alonso. No, io dico con quelli che abbiamo, cioè Gio Mario dietro, Gio Mario avanti, c'è ancora da sciogliere dei dubbi, Banega è titolare inamovibile o no? Allora, Banega a prescindere glielo dovresti trovare un ruolo a Banega, però il discorso di Banega è sempre direttamente proporzionale al contesto di squadra e alla situazione tattica della partita. Banega a Udine ha fatto un discreto primo tempo, secondo tempo ha perso tre palloni, l'hai cambiato, ma perché avevi Joao Mario. Va bene. Sei ottimista per domani e per il terzo posto? Due domande finali secche? Due risposte secche per il terzo posto e per domani, sei fiducioso? Ci mancherebbe altro, noi dobbiamo fare 9 punti le prossime 3 partite assolutamente, se no non c'è neanche da fare progetti la domanda è nel senso, tu mi puoi dire per me l'Inter se arriva a quarta deve essere già contenta e quindi terzo posto Milano. No, l'Inter per me non la fanno arrivare terzo, addirittura completamente diverso. Ma perché ci sono ancora troppe tortine precotte preconfezionate. Io ho sempre un pensiero diverso a riguardo della veridicità di alcuni risultati. Io penso che Juventus-Atalanta si possa anche tranquillamente non giocare più, perché mi pare che sia dal 2001 però scusami Gianmaria, la Juve vince da 26 partite consecutive. Ho capito in casa. Allora Michele, io capisco che voi... Allora, la Juventus, se parlavamo nell'epoca Moggi, eccetera, io non avrei avuto, è vero che a quell'epoca
magari non avevamo questa trasmissione, però l'avrei detto chiaramente, cioè fidati di questo. Adesso c'è un gridare al lupo al lupo. La Juve negli ultimi anni, se vince il campionato, è perché ha un budget, una rosa più forte degli altri. L'Inter è in questi anni. Io non sto dicendo, infatti non sto dicendo il contrario. E tu mi hai fatto una domanda specifica e io poi sono andato a parlare della Juve perché ce l'ho con la Juve per altri. Sì, ho capito, io sono, ma se andiamo a prendere l'82 va bene, se andiamo a prendere il 67 va bene, ma adesso no, è fuori. Ho capito, però contesto. Guarda che cioè, prima era straspudorato, adesso oddio, cioè Bonucci è stato diffidato 74 partite e poi quando ha scudetto raggiunto l'hanno ammonito, ma squalificato. Cioè queste cose qua esistono ancora adesso, nel senso, cioè Melo fa mezzo fallo a Sassuolo e viene espulso, Bonucci rimane 25 partite ammonito in diffida e non la ammoniscono mai. Cioè queste cose esistono anche adesso, senza Calciopoli, senza Moggi, senza Bonitelli. Sì, ma sono degli episodi che tu estrapoli, perché io ti posso dire che Melo è stupido lui, nel senso che paga la sua storia. Melo quando è andata alla Juventus non è che era vinceva gli scudetti alla Juventus. Oppure, ho capito. Rizzoli, per dire, quello che fa con Bonucci lo fa con tutti, ha perdonato Totti, l'arbitro del dialogo, non espelle questo. Sì, ma a noi non ci perdonano mai, Michele, a noi non ci perdonano niente mai. Vabbè, no. Cioè, io rispetto il tuo pensiero, però ripeto, a gridare al lupo non si va da nessuna parte, perché poi quando succedono davvero però, non ci crede nessuno, perché siamo le vittime sacrificali. L'Inter ha pagato in quei 12 anni e quindi Calciopoli è stata all'apice. Ad oggi non c'è più nessuna e non era Farsopoli, come qualcuno racconta. Ci sono le sentenze. Però adesso stanno facendo altre cose. Quindi... Adesso facciamo la squadra forte, che c'è la possibilità di... Andiamo in Champions League, che saremo la squadra italiana che la vincerà. Dai, oggi l'ho detto. Stanno costruendo un'ottima squadra e stanno facendo le cose come si deve. Vabbè. Soprattutto per quanto riguarda la gestione della situazione di Gagliardini, era già fatta, avevano già preso Caldara a Gagliardini, già fatto tutto, è arrivata l'Inter, ha offerto, ha preso, e questo è un segnale forte. Gianmaria, ti devo salutare, ti ringrazio molto, ringrazio tutti quanti, vi auguro una buona serata e alla prossima ci sentiamo, grazie a te. Ciao. Allora, raffica finale dei messaggi e poi vi dico Gonzalo Rodriguez, che non sta rinnovando anche oggi, per esempio. Roggi dice, Matteo Roggi, la gente che tra una quindicina di giorni sarà libero per firmare per chi vuole. Si parla di Inter, alla sua età si può capire che possa voler andare a provare a vincere, perché dal punto di vista della comunicazione, però è strano che il capitano della Fiorentina non abbia fatto sapere nulla a 32 anni e potrebbe essere, diciamo, una buona riserva nell'Inter. Cioè tu hai o Miranda o Rodriguez, sono tutti e due un po' in là con gli anni, però una casella, diciamo, sarebbe a posto. Oppure dopo Manolas parlare di Rodriguez è un po'... Non c'è paragone. C'è paragone. C'è paragone. Però tutti e due, uno per completare e l'altro. No, non mi piace particolarmente. Non ti piace particolarmente? Non mi fa impazzire. Okay. Ma non lassi di un altro livello. Certo. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesco e vi scrivo da Brindisi. Innanzitutto vi faccio i complimenti per la trasmissione e poi vi pongo una domanda. Considerando che la cura Pioli ha inciso in maniera determinante sulle prestazioni di alcuni singoli, vedi D'Ambrosio e Condoglia in primis e poi sul resto della squadra, voi in quale zona del campo interverreste nell'immediato per migliorare l'attuale rosa qualora ce ne fosse la possibilità? E con quali nomi? Un saluto a te Michele, a mister Scanziani, a Enrico Flavio Giangreco, nomina tutti i nomi, ed uno speciale a Maria Raffaella Napolitano, che è sempre nel cuore di Brindisi. Vai. Un saluto a Maria Raffaella Napolitano. Se ci fosse la possibilità, io la mia l'ho già detta, quindi rivedendo la grafica semaforica, abbiamo preso Gagliardini, l'Inter ha ceduto quelli che abbiamo detto, quindi Melo e Jovetic, può cederne altri. Se si liberasse una casella, voi il secondo acquisto di gennaio dove lo fareste? Il terzino, un altro centrocampista o un difensore centrale sportendo ancora di più? No, il terzino, dai. Enrico. È un terzino. Un terzino tutta la vita. Un terzino... E hai anche il nome, perché il nostro amico poi diceva hai anche un nome, perché Rodriguez, se per arrivare a Rodriguez devono accettare la formula loro. Se accettassero la formula, quella che abbiamo utilizzato con Gagliardini, io dico, sicuramente... diventa il titolare a sinistra e Anzaldi, D'Ambrosio si alterna. Se la giocano a destra, tutto sommato rinforzeresti di parecchio. Sta facendo meglio, anzi tu sarai contentissimo, perché si sa che hai... Sì, ma perché mi dispiace quello che... Adesso si parla di rinnovo. No, perché devo dire, sta giocando bene, sta facendo la sua, sta dando il suo contributo. Ma poi quando giocano con gli attaccanti che si accentrano, D'Ambrosio
Ambrosio lo può fare il discorso di accentrarsi, di fare il te- o di il giocare terzo, a tre in difesa, infatti. Se glielo chiedi a Santone, Nagatomo, no, Ansaldi stesso, non lo so. Non è il caso. E quindi D'Ambrosio io me lo terrei, tanto è vero che gli stanno, insomma, si parla di un possibile rinnovo. Poi il colosso per Icardi con la Lazio era impeccabile, perfetto, ero lì, l'ha fatto sotto i miei occhi, era veramente fatto come Dio comanda. Inizia a fare anche i cross, promuoviamo titolare. Con Candreva che fa quella roba là. Qualcuno non ci crede, però io ricordo in questa serie di vittorie almeno 4-5 salvataggi clamorosi, ma non per forza sulla linea, diagonali fatte bene. Come cioè, no, come e no. Non è diciamo, contro la Lazio quando ha impedito che la palla... E da casa ci fanno un nome, ci sono voci di un possibile scambio tra Salico e Brozovic, è vero? No, non è vero, perché l'Inter per Brozovic ha rinnovato, c'è una clausola altissima di 50 milioni, ha rifiutato anche perché aspetta la nascita del figlio... Cina, queste destinazioni così esotiche, al momento, perché poi la Cina magari tra due anni stiamo a parlare del miglior campionato del mondo. Vrsaljko, e oggi l'Atletico Madrid sembra averlo completamente tolto dal mercato, almeno per quanto riguarda il suo agente, l'ha detto oggi, non si muove, anche se ha fatto poche presenze, ci può stare. Alessandro, Vrsaljko. No, Conti. Conti, è vero, Conti, tu l'avevi già detto. Sì, sì, no, ma non hai torto, Conti è veramente un prospetto notevole. L'unica cosa che... Ma anche perché... Anche lui è un ex tifoso della Juve, ve lo preannuncio, perché lo so per certo. Ma quello non è un problema. No, è una battuta. Io punto di più sugli italiani per il senso di appartenenza, perché si sentono partecipi di un progetto, di una squadra. Però quello dipende dalla continuità. Però dipende dalle persone. Anche poi, cioè, Zanetti, Cambiasso, Milito e Samuele, Stankovic e Chivu erano... Cioè, si più interisti di loro, dai. E non era neanche uno di questi italiano. Perché? Perché hanno fatto 10 anni consecutivi. Dipende dalle persone, da quello che sono, no? Cioè, poi sai, la storia, ognuno ha una sua storia. No, non lo so, cioè... Sì, no, io sono per l'internazionale, a me sono buoni giocatori, persone per bene. Cioè, quando stai negli anni bui, alla fine finisce che poi cambi squadra, cambi allenatore, cambi ruoli, cambi giocatori e non hai continuità. E quindi o straniero o italiano finisci per essere travolto, perché alla fine abbiamo detto i pochi italiani di questi anni... No, ma se devo andare a prendere uno straniero che equivale... come qualità a un italiano, prendo l'italiano. È chiaro che se mi prendi Maradona non sto zitto, però, prendi Platini sto zitto, però Maradona Falcao, per sono gli estremi, no? Cioè, se devo prendere Vrsaljko prendo tutta la vita Conti. Tra Conti e Vrsaljko, no, Conti è un ottimo giocatore, tra l'altro, mi ribadisco. Raffaella Terzino, centrocampista o mediano o niente di tutto ciò, anche tu Conti. No, dico, l'Atalanta penso che comincia i tifosi dell'Atalanta, dicono, ma scusa, l'Inter. No, è una battuta. Al limite prendi anche una seconda punta che mi possa fare un 15 gol. Per arrivare agli 80, voglio dire, se no siamo ancora... Però lì decidi di cambiare, perché se prendi una seconda punta titolare... 4-2-4 o 4-4-2, e lì però tra quei famosi 5 che giocano per tre maglie a centrocampo i posti si ridurrebbero a 2. Quindi Condobbia, Gagliardini, Brozovic, Joao Mario, voglio dire, va via Banega, Barbosa. Ah, ho capito. Joao Mario si alterna. Si alterna a quelli. 4 centrocampisti e prende una punta che possa affiancare. E fare 15 gol a campionato. E fare 15 gol anche lui. Sta il 4-4-2, cioè con i due esterni. Diciamo, due esterni classi, che fanno anche la fase difensiva. Sì, sì. Raffaella, chi ti ha convinto di più? Enrico che della difesa o Alessandro che è il suo cavallo di battaglia dall'inizio dell'anno, che dice l'Inter se può migliorare davanti, non dietro. No, può migliorare dappertutto. Però la lacuna principale, stesso portiere, no, qualche dubbio ogni tanto mi viene del suo amore per questa squadra. È questo, però... Non so, magari ci è andato a 28 anni all'Inter per vincere. Si è trovato in un Inter che non lottava nemmeno per vincere. Dopo 5 anni inizia qua a fine carriera. Dice: io qua voglio vincere. Voglio vincere, ma guarda che tu devi cominciare a non fare errori. E invece ogni tanto c'è li butta dentro anche lui. Allora, però anche è vero che ti salva le partite. Per l'amor di Dio, ma si giochi in 11, non è che si gioca da solo. Ma tu lo sai bene, il calcio è uno sport di squadra. Io ho chiesto prima di Inter Lazio a Pioli, mister, ma allora ampi maggi miglioramento è una frase che accontenta tutti e lui l'ha detta e ho detto va bene, ma possiamo avere più ampi margini dietro o davanti? E lui si è sbilanciato, ha detto allora possiamo migliorare dappertutto, come ha detto prima mister Scanziani. Io mi auguro che abbia detto dietro.
Ha detto quello, ha detto io sto cercando di dire ai miei che iniziamo a finire le partite con le unghie e con i denti, che non dobbiamo prendere gol. Esatto, quello. Perché poi con la qualità che abbiamo il gol viene. Avanti, prima o poi lo facciamo. Perché il gol lo fai, perché lì ce l'hai con Perisic, Candreva, poi entra Barbosa. A noi servono almeno due o tre uomini che fanno la doppia cifra, no? E l'Inter. Sì, però voglio dire, in questo contesto... No? Mentre la fase difensiva la puoi curare e puoi dire ai due esterni di andare su di meno e di preoccuparsi soprattutto di fare il difensore, no? lo puoi insegnare questo. Davanti non è che gli puoi insegnare a fare gol. Se Banega nella sua carriera ne ha sempre fatti 3 all'anno, non è che quest'anno ne può fare 15, anche se gioca con continuità. Però Perisic c'è uno che ha fatto per esempio 22 gol un anno. Perisic infatti non è che toccato. Infatti Perisic no? gol li fa. Però adesso Pioli lo sta centrando, a volte si accentra. Ma perché è ambidestro, calcia bene che di destra. Candreva sta tirando un po' di più in porta anziché i record di cross che faceva prima. Voglio dire, però ci vorrebbe un altro a supporto, in modo che se i due difensori centrali mi neutralizzano Icardi, ci sia qualcun altro che può far male. No, questa è l'idea della seconda punta, è interessante. Allora, un saluto a tutti, in particolare a Mister Scanziani. Ieri sera ti ho visto sulla Rai con Bordon, Lele Oriali e Beccalossi, e vedendo Lele pensavo che uno come lui in società manca come il pane. Edoardo, tu che ne pensi? Porta aperta? Sono d'accordissimo. D'accordissimo, sì, l'hai detto anche... E non solo perché è un amico. No, l'hai detto anche qui prima della cena di ieri, altre volte. Infatti lo ottiene la Nazionale. Pur cambiando allenatore è rimasto lì, no? Sì. Che vuol dire che gli hanno riconosciuto un valore. No, le competenze, Le competenze. Allora, secondo me Gagliardini, dice Giandomenico Danola, Forza Inter, un saluto da Giandomenico. Caro Gian. Gagliardini è il prototipo di giocatore che Pioli tanto cerca in Condogbia. Serviva un giocatore che sa giocare semplice e che sia intelligente in fase di non possesso. Cosa che Condogbia non ha mai dimostrato di essere, in virtù di ciò probabilmente il francese farà la riserva di Gagliardini. E quindi è d'accordo un po' con la nostra grafica, anche se vediamo, è tutto aperto. Quindi questa è una considerazione, non è una domanda. Ciao Michele, domani mi sai dire cosa facciamo contro il Chievo? Davide Sesto San Giovanni. Io lo giro a voi se vi volete sbilanciare in un pronostico, perché io dico che queste tre partite prima della Juve, se si vuole accorciare la classifica con Juve, Lazio, Napoli, Milan o Milan-Napoli, Lazio-Atalanta, tutti questi scontri diretti, l'Inter deve approfittare. Però il Chievo non è un'avversaria, io ricordo tanto anche la Roma-Udine domenica deve stare attenta, che l'Udinese ha perso con l'Inter in un modo a suo... Poi torna Juan Jesus titolare, esatto, perché è squalificato Rudiger. Juan Jesus. Potrebbe accadere. Vuoi un pronostico? Pronostico per il Io mi accontenterei di una vittoria tranquilla, senza stare lì a fare numeri. Anche l'anno scorso fu un 1-0 inizio febbraio, molto molto sudato nei minuti finali, anche se l'Inter meritò quella vittoria. Ma penso che domani entreranno belli tosti. Mi dici anche allora chi rischia di più tra Roma, Napoli, Milan? Tra Torino, Milan, Lazio, Atalanta e... Anzi, fammi proprio il segno e schedina da andare a scommettere, perché tu ci prendi spesso. Sì. Lazio, Atalanta. Allora, quello che scommetterò io alla SNAI. Vai. Torino-Milan 1. Perché io penso, penso che Belotti, dopo due volte che insomma ha già segnato, non ha pronto la vittoria questa volta, essendo il miglior centravanti italiano. Possiamo fare, allora mi è piaciuto tantissimo, siccome io lo critico spesso tutto sport, è un titolo fantastico. Sì. Più pollo che toro, sì, è fantastico come titolo. Esatto. Il titolo di oggi tutto sport dopo Milan e Torino, più pollo che toro, toro minuscolo. È chiaro. Quindi Torino-Milan 1. 1. Lazio-Atalanta. Poi Lazio-Atalanta X. X. Juve-Lazio tra 2, 1. No, Fiorentina-Juventus. Sì, lo dicevo così, facciamo già la Fiorentina-Juventus metto 1X, perché la Fiorentina, la partita con la Juve è la partita dell'anno. Udinese-Roma. Udinese-Roma metto X e a sorpresa il Pescara vince. No, dai, questa no. Questa non me la puoi dire. Vince a Napoli con un gol di sì, hanno avuto una fortuna sfacciata nelle ultime partite. Allora se il Napoli perde in casa col Pescara, io qui lo dico e qui non nego. Enrico Giangreco ti offre una pizza. Un numero verde, il mago. Mi posso sbilanciare al massimo per una pizza. Allora Alessandro, fino alla terza era diciamo pro Inter ma credibile. Napoli Pescara 2 non ci credo. Che dici? Vabbè. Della tabella di partiamo Enrico. Dall'inizio? Partiamo dall'inizio. Vai. Torino Milan 1. Ah, 1 anche tu. Sì. Torino è squadra. Poi? Raffaella Torino Milan? Torino. Pure tu, cioè qui proprio il Torino ha vita facile col mio. Allora io non sono proprio d'accordo e mi accontenterei di un X, accontenterei nel senso per recuperare punti al Milan. Poi Lazio Atalanta 1. 1.
Anch'io, secondo me, qui vedo più l'uno. Raffaella più per una questione. Io come Gian Greco, più sul X, più sul X. Sì. Poi abbiamo Udinese Roma e Napoli Pescara e Fiorentina Juventus. X. Udinese Roma X. Ah, quindi la Roma. Fiorentina Juve Alessandro. Fiorentina Juve 2. 2, quindi la Juve che si stacca ancora di più dalla Roma. Napoli 1. Napoli 1. Napoli Pescara, Raffaella. 3-0. Però. Napoli Pescara, oddio. Io direi il Napoli. Napoli Pescara e Fiorentina Juve e Udinese Roma. Fiorentina 1. E... Ah, attenzione. La Roma a Corcia, sì. X o 2? X. X, quindi e poi manca Inter-Chievo. Inter-Chievo... Io ti dico 2-1, dai. 2-1 per l'Inter, 2-1 per l'Inter, questa ce la segniamo e vediamo, vediamo se vuoi i risultati esatti. A dire Enrico, ti vuoi sbilanciare il risultato esatto? No, no, io non mi sbilancio, lo ripeto, 1-0 gol del centravanti arrivato a Pescara in questi giorni. No, tu stai parlando di Napoli-Pescara. No, voglio ribadire Napoli-Pescara, voglio fare una specie di... Alessandro, ulteriore... sarai al Meazza o dopo il freddo torni no, più là? No, ho rimandato. È rimandato perché la ghiacciaia del Meazza. Comunque 1-0, soffertissimo. Sofferti, sì, speriamo, sì, speriamo. Vabbè, mi piace quando Pioli negli ultimi minuti esulta la vittoria a Udine, quelle aggrappate, perché fanno anche gruppo, no? Vincere sì, a volte. Ciao ragazzi, sono Antonio Saladino, mi collego soltanto adesso, però erano allora le 23:23, quindi sì, non tanto tempo fa. Mi collego soltanto adesso, ma visti gli ospiti di altissimo spessore, riguardo la puntata più tardi streaming. Vabbè, grazie. Allora, non sapendo gli argomenti che avete trattato, vi faccio la mia considerazione. Secondo me ci manca davvero poco per tornare grandi ed essere una grande squadra, bisogna mandare via Ranocchia, Santon, Andreoli, Nagatomo, Biabieni, fin qua ci potevamo stare, poi gli aggiunge Eder, D'Ambrosio, Palacio, Palacio a fine carriera, D'Ambrosio, Eder ci può stare per i titolari forse, e provocatoriamente dico Handanovic, entro giugno tutti via e ripartiamo dalla fortissima ossatura, la mia ahimè è una considerazione meditata nelle lunghe notti insonni. Un saluto a tutti, in particolar modo al grande, mitico, inimitabile Enrico. Antonio, quindi, dopo buono, grazie. Hai il fan club, hai. Sì, il fan club Enrico Gian Greco. Allora, ciao a tutti. Io da domani in poi vedrei fisso il 4-3-3 a centrocampo Brozovic, Gagliardini, João Mario, con Gagliardini davanti la difesa. È una possibilità tra quelle, sì, che lui ha detto. Gagliardini ha detto che lui è in grado anche di fare quel ruolo eventualmente. Cioè, mi vedo anche play, questo ha detto, eh? Sì, cioè, anche se io non, vabbè, cioè, non mi convince, però non so, Alessandro, può fare secondo te? Non lo conosco benissimo, per cui non posso dirlo, se, però se lo dice lui. Però Gagliardini, Verratti, Marchisio, l'Italia inizia ad avere tanti, sì, giovani, sì, su cui in futuro, no? Ma era il centrocampione Gagliardini, Verratti, Marchisio. No, pensando che Conte ha dovuto mettere, non so, prima Montolivo, poi si è fatto, sì, male Montolivo, poi ha dovuto, sì, chiedere... Sì, Verratti non l'ho quasi mai avuto. Non c'era, Verratti, Marchisio non c'era. Appunto, e quindi... Ha fatto veramente... Certo peggio, purtroppo. E poi ha giocato De Rossi. Posso, davanti, Immobile, Berardi, no, Immobile, pardon, Belotti, Berardi, Bernardeschi. Ah, tu dici l'Italia? Sì, sì, l'Italia, cioè, Russia. L'Italia veramente nelle condizioni di fare delle... Allora, Medelli in difesa ok, ma quando giochi con squadre col doppio centravanti forte fisicamente la vedo più dura, sì, anche se nessuno ormai gioca più con i due centravanti forti. Sì, sì. Per giugno è difficile trovare terzini e centrali con cui fai il salto di qualità, Manolas, De Vrij, Marquinhos, Rodriguez come terzino sarebbe tanta roba, anche Versalico se lo volessero vendere. Rodriguez ha una clausola di 22 milioni, per un classe 92 di quella qualità ci proverei anche a gennaio, magari con obbligo. Al momento ci serve molto più, più centrale terzini che centrocampista alla Verratti, quindi il nostro amico Andrea da Ragusa dice che secondo lui la difesa ha più da mettere a posto che il centrocampo. Sì, Enrico, no, voleva intervenire su Andrea da Ragusa? Sì, no, sono d'accordo che la difesa da... confermo quell'idea. Scusate, un'altra roba, voglio dire, siccome si è parlato anche di altre squadre, speriamo che il Napoli non sia tra l'altro avvantaggiato come nelle ultime giornate, perché a Firenze ma poi gol di Insigne in fuorigioco, espulsione di Silvestro con la Sampdoria inesistente, cioè voglio dire, non è che se accade alla Juve, siccome a Torino si grida Sarri con le squadre a strisce, aveva detto. Lui non può commentare, no, che la squadra ha avuto la cazzimme, perché queste cose le va a dire a Telegaribaldi, che era un bellissimo programma televisivo napoletano da cui sono usciti moltissimi bravissimi cabarettisti. Cioè, non è giusto dire ciò. Cioè, il Napoli spero che domenica non sia aiutato dalle situazioni.
Allora, poi per concludere con Andrea, oltre a salutarci e farci i complimenti, dice che Kondo e Brozo mediani non sono affidabili per lui davanti alla difesa. Credo che per questo in centrocampo a tre, João Mario, Gagliardini, Brozovic, col secondo perno davanti alla difesa e gli altri due mezzeali. E poi per concludere dice che le alternative sulle fasce vanno benissimo Perisic e Candreva, ma per giocare fisso con due esterni d'attacco devi avere degli esterni di riserva più forti, di Barbosa ed Er, che sono più degli adattati. Poi c'è Fabio Lauricella, che salutiamo e ci verrà a trovare venerdì prossimo, che dice che a Maria Raffaella piace Petagna e quindi vorrebbe classe 95, se ne è parlato in settimana. Anche se è stato smentito, viene dal vivaio del Milan. Sì. Qualcuno, io ho sentito dell'Atalanta anche in altre trasmissioni, che diceva: ah, per carità, il punto debole dell'Atalanta. Ricordiamo, classe Segna poco, 95, però. 21 fa alzare la squadra anni. Qualcuno ha moltissimo. detto addirittura il nuovo Vieri. No, è un Fisicamente un fisicamente, po'. ma è un giocatore che è più un, lei mi conferma, è un centravanti di grande capacità di movimento, fa alzare la squadra, fa giocare gli altri molto bene. Assist man non è uno che, secondo me, non sarà mai di grandi doppie E cifre. prima che tu avessi detto questo, aveva già scritto Fabio Lauricella, mitico Enrico, quindi No, non per ma quello si Petagna. riferiva, sai a cosa? Al mio pronostico sul Napoli, perché qua abbiamo iniziato l'operazione Napoli, Eh capito? sì, no, lo so che io poi ti ho fatto perdere, diciamo, due prono, perché quando ho detto che la Fiorentina aveva vinto è arrivato il rigorino nel Che quinto. cavolo. Allora, poi su Gagliardini ne abbiamo parlato, ci chiedono tanti di Gagliardini, l'Inter ha giocatori buoni, ma non è il gioco, deve migliorare un po' in difesa, e questo torniamo al discorso di Alessandro, no? I giocatori Sappiamo. sono buoni, ma adesso bisogna fare La la difesa squadra, comunque no? equilibrio, Cioè vero diventare squadra. Alessandro? Sì, beh, questo è indispensabile. Questo è un gioco di squadra. E quindi laddove sbagli tu, ci sono io che correggo il tuo errore, abbiamo risolto il problema. Laddove sbagli tu e io sbaglio anch'io, hai preso gol. Ma anche sul discorso tu hai fatto quello dei giocatori, anche su quello degli allenatori, sei d'accordissimo sul fatto che tu hai detto prima, se Pioli fosse arrivato prima, ma anche vale per un altro se fosse arrivato prima, o proprio perché Pioli viene da una gavetta, è arrivato all'età giusta, magari una grande squadra? Cioè, tu sei contento che un allenatore come lui arrivi a una certa età a meritarsi la possibilità di dimostrare con una grande squadra? Questo non te lo so dire, perché all'Inter dovrebbe arrivare un allenatore che ha fatto la gavetta, per dire, ma che ha fatto molto bene in altre squadre, no? Ma in Italia chi è che può avere questa possibilità? Nessuno, perché non c'è un allenatore che non sia mai stato esonerato, non c'è un allenatore, e Infatti, quindi lo stesso Allegri. riuscire a dare un criterio di giudizio, no? Poi magari uno fa molto bene in una squadra, tra virgolette, di provincia, come può essere alla Samp, o non me ne vogliono i tifosi della Samp, All'Atalanta? o Sì, la Samp di all'Atalanta, oggi, diciamo. però l'Inter poi è un'altra cosa, perché qualche volta, e poi dipende tanto, Però, per esempio, i Conte, i Lippi, i ma Sarri, gli Allegri sono sì, ma, arrivati lì, dalla ma, piccola sì, ma squadra e non Lippi, avevano. Lippi, prima di arrivare dove è arrivato, ha fatto 10 anni Atalanta, in Napoli, giro, Cesena. voglio No, io dicevo dire, l'ultima fase. ma voglio dire, poi che è importante, non è solo l'allenatore. È la società, perché la società Juve quasi mai esonera, cioè un Sì, allenatore, sì, sì. addirittura due l'Inter, no? Quest'anno. La Juve quasi mai. Perché? Vabbè. Perché in generale fanno una scelta e poi sostengono la loro scelta, lo aiutano a sbagliare di meno. Invece ci sono altre società dove l'allenatore è lasciato un po' se stesso e quindi è chiaro che la responsabilità è tutta sua e non è mica giusto. La solita formula, no? Società, squadra, allenatore, quella è l'importanza che deve essere, diciamo, piramidale, in capo la società, la squadra e poi compra Però l'allenatore. la lezione di questi cambi di proprietà e quindi, diciamo, casini creati fisiologici, no? Sì. Da un cambio di proprietà, tutto quello che sta succedendo, che è successo negli ultimi anni, le disponibilità, chi fa cosa, la nuova storia. Allora, ha dimostrato anche che dal punto di vista strutturale è giusto avere gli uomini marketing, gli uomini comunicazione, gli uomini eccetera, Come eccetera. Però dall'altro lato, sul lato no? No, sportivo, l'area è anche tecnica. giusto avere un vertice piramidale dell'area Come tecnica no? che sia uno e Assolutamente. soltanto uno, poi No, può sbagliare o ma competenze distintive, quindi skills diverse, l'area no? No, tecnica però fatta l'area da chi? tecnica è uno e soltanto uno. Sì, Non no, ci facciamo deve la essere. No, riunione no, come no, 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 diceva sempre no, ci Toir, deve perché io mi essere sono una. convinto di quest'altra cosa dopo No, questa esperienza. c'è.
il responsabile dell'area tecnica sono collaboratori. Con 1, 2, 3, 10 collaboratori che vanno in giro a vedere i giocatori. Come? Non che si prendono i giocatori perché ci sono i procuratori che te li portano. O se no c'è quello, il figlio che dice una roba, il nipote, il cugino, fratello, come dicono a Napoli. Cioè, basta, io capisco, capisco gli ultimi 2 o 3 anni di caos dell'Inter perché hanno cambiato 3 presidenze. Quello, va bene, sì. Però anche quando c'era Moratti... Lì era per regola proprio quella di esonerare una tutto. Settimana. Se uno perde 10 partite, l'allenatore è birico. Però poi abbiamo fatto quella roba là che ci sono altri che stanno cercando, trovando, rincontro. No, quello non è mai successo in Italia. Allora vado dall'amico da casa. Gli ultimi messaggi: speriamo Baniga parte titolare anche più possibile, siccome in Coppa poi non potrà giocare. E quindi Baniga 40 milioni alla Juve, dai, per vincere la Champions. Baniga 40 milioni alla Juve. No. La vendiamo alla Juve per 40 milioni e così vince la Champions con Baniga. Baniga, no? Sì, esperto più di Europa League. Ma no, ma io dico così vince la Champions. Allora, Gabigol gioca domani. Io sposterei João Mario al posto di Brozovic e lì mettevo Gabigol. Quindi lui mette Gabigol, trequartista. Telefonata. Pronto? È caduta la linea. Mi dispiace provare a richiamare, vediamo se sul finale riusciamo perché siamo addirittura d'arrivo, siamo una buonissima squadra, dobbiamo arrivare terzi, forza Inter, ciao Michele. E questo giustamente è vero, siamo una buonissima squadra, dobbiamo arrivare terzi. Poi c'è chi vuole i terzini del Milan oppure... Sì, Abate, no vero? Sì, no, vabbè, è Roberto che vuole scherzare, aveva chiamato prima, ha detto Brescia o Milan. Devo salutare almeno gli ultimi messaggi perché ho trascurato per la serata, è molto complicato leggere tutti i messaggi. Allora, Mirko Romualdi, forza Inter, Vincenzo Riontino, perché non mandare via Icardi, per esempio? Esatto. Che per me è un giocatore poco funzionale al gioco, dice. Sì, sì. Antonio Camporeale, ma voi preferite al centrocampo Baniga o João Mario? E Medello preferite avanti alla difesa oppure centrale difesa? Questo abbiamo risposto. Icardi io non sono d'accordo, a meno che non porti a casa Suarez, Lewandowski, esatto. O chi è il... Ma lui sì, lo Suarez, però. No, lui Suarez è Barcellona. Scherzo, no. Icardi per voi da tenere se arriva l'offerta, i 110 milioni della clausola per voi nell'Inter che vincerà del futuro, no, si può prescindere. Icardi come caratteristiche è un grande finalizzatore, è uno che vede la porta come pochi. E si può vincere lo scudetto con Icardi o la Coppa Campioni con Icardi tra 3 anni, tra 4 anni? Ma non si può vincere con Icardi, si vince con tutti e 11. No, però tu dicevi, Medel, regista di una squadra che vince la Coppa Campioni, non me lo vedo. Con Icardi sicuramente, Icardi sì. Sicuramente si può vincere. E c'è qualcosa. Però se nella mia squadra ideale non è la punta che preferirei avere. Anche tu ami altri tipi di attaccanti. Altri tipi di attaccante. No, io sono del parere che si possa vincere. E può anche crescere, ragazzi. Ma anche l'anno prossimo, cioè, se andiamo in Champions League, se ci andiamo e andiamo ai gironi. Per i 110 anni e lode della storia dell'Inter. No. Ma tu ti immagini gli altri che stanno lì, che brigano, fanno e tu arrivi lì dopo anni e la vinci. Cioè, ancora meglio del triplete, cioè, problemi veramente di limoni, gastriti, cioè, non si sa più che cosa si inventano. Non lo so. Wash 69 dalla Romagna, sempre forza Inter. Vincenzo, buonasera, sto preparando un bel caffè con ginseng. E poi aspetto la trasmissione, diceva un po' di tempo fa perché stavo andando alle 8:30. Sì, allora dai ragazzi, vi aspetto. Allora ci siamo, forza Inter. Mi piace però vedere la trasmissione con vabbè. Sono Roberto di Bergamo, va bene, l'abbiamo salutato. Jordi Turi, Gianfranco Claudio dall'Inghilterra. Vincenzo l'ho detto. Cristian Servello ha chiesto i Gabigol. C'è chi ci chiede della TV e questo ne parliamo nelle prossime settimane, diciamo entro fine gennaio, vediamo un po'. Gianfranco Claudio, Banega, vuole Banega titolare. Pasquale Nunez, che saluto, Gagliardini subito dal primo minuto, l'abbiamo detto. Ancora, martedì giochiamo in Coppa Italia e Banega non può giocare, dice Gianfranco, ce l'avevano anche scritto. Sì, infatti. Vincenzo, oltre a vincere con le cosiddette piccole, bisogna sfruttare gli scontri diretti che abbiamo in casa. Sì, abbiamo parlato del calendario.
fondamentale. Terzino sinistro Riccardo Rodriguez, votano in tanti come vice Icardi, per il momento stiamo bene, ma a giugno prenderei Belotti addirittura come vice Icardi, cioè su 100 milioni per il vice Icardi. Per il vice Icardi Belotti. Ma Belotti e Icardi sono compatibili come coppia a proposito del famoso ho detto anche Belen a questo punto, oltre Belotti, non una battuta. Un tridente un po'. Un tridente così. Diverso. Belotti è uno che si muove molto, svaria anche. Sicuramente con i cardi lì vicino farebbe qualche migol in meno, forse. Belotti è veramente un grande, cioè un centravanti italiano straordinario, il Gallo è un mito il Gallo, bravissimo. Ha dentro una carica agonistica che è incredibile. Per anni ha sopportato di fare la riserva nelle giovanili, non lo facevo mai giocare, veramente una capacità di resistenza notevolissima. Grazie. Allora, c'è chi vuole vedere Gabigol e quindi continua il partito dei Gabigol. Scusa Michele, sì. L'aveva capito per primo, io lo voglio ricordare, chi sì. aveva capito per primo Belotti e chi l'ha preso quando tutti lo scansavano? Cioè Roberto da Bergamo. No, ci diceva Belotti il buon Zamparini, perché bisogna riconoscere che questo Zamparini signore ha preso anche Dybala, sì, questo signore Dybala, Cavani, cioè questo signore qui è uno che poi di calcio poi esonera gli allenatori come no, giocatore, però di calcio ne capisce, ma penso che abbia degli osservatori, no va bene, inteso in quel senso, ha costruito una rete, ma, no, perché poi ma infatti siccome aveva preso anche Cavani, cioè sì. è sempre stato uno, probabilmente ha un osservatore che è molto bravo nel giudicare le punte, mezze punte, sì. quel tipo di giocatore lì, e io lo prenderei all'Inter, uno così, sì. glielo porto via, cioè, giusto, no, hai ragione, perché, ragazzi, Pastore, altro giocatore Pastore, cioè, prende giocatori sì. che costano poco e li rivende a tanto. Dybala non è che è costato poco, 17-18 sì, anni. Sì, infatti, sì. perché lì poi c'era il Fondi, c'era Doyen, c'era un c'era l'ATPO. Ha venduto a 40, adesso vale 100, sì. sì. Anche forse di più con i prezzi. Sì, sì. Allora, a chi si riferiva, per esempio, ci dicono Jovetic, quando diceva che i giocatori dell'Inter fanno la formazione. No, Jovetic, dopo essere andato via dalla Fiorentina, ha fatto praticamente nulla al City e all'Inter, ammettiamolo. Se questo non torna al Siviglia, livelli adeguati, è praticamente un giocatore che si è perso a Firenze, siamo onesti, al City non ha fatto bene, ma bisogna cioè io non capisco certi giocatori che danno sempre la colpa agli altri di tutto, vero? Ma ti guardi nello specchio e dici, ma io quest'anno cosa ho fatto? Dai. È sempre colpa dell'allenatore, sempre colpa dei compagni, sempre pure di qualcun altro, sempre colpa di qualcuno. Dai. Ultimissimi, salutiamo Save Javier, il rischio che un giovane cali in una big ci sta, nell'Inter siamo stati abituati che acquistano giocatori fatti, ora hanno cambiato progetto, speriamo che tutti non siano come Kondo. E poi Daniele Carfora che dice puntare su Verratti e provare a prenderlo, e poi provare a prendere uno tra Berardi e Bernardeschi, quindi lui dice anche Acerbi, Rodriguez e Salico, però io credo che Manolas, Verratti e Bernardeschi sia la triade che accontenterebbe, se mettiamo Rodriguez, i quattro che accontenterebbero tutti, sono tantissimi, quindi mi dispiace se non sono riuscito a recuperarli tutti, però sarà per le prossime puntate, ripeto, potrebbero esserci novità già dalla settimana prossima, nel senso che forse mercoledì, lunedì ve lo confermeremo, potremmo avere tre puntate di Obiettivo Inter anziché due, quindi lunedì e venerdì resta il classico, o potrebbe esserci l'appuntamento speciale mercato mercoledì o qualcosa, interagire con più possibilità di leggere i vostri messaggi, quindi non il classico talk show di Obiettivo Inter con quattro noi in studio, ma in due per leggere di più voi e quindi dare più spazio a voi, come nella nostra tradizione di Inter TV già dal 2010. Davvero grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie agli amici di Inter Cuore Nerazzurro che ringrazio sempre, così come FC Inter and Official Fanpage, quindi Giuseppe, Pierluigi, Carlo che ci hanno dato una mano anche stasera, iscrivetevi al canale YouTube intertv.it, speriamo che domani sera possa essere una giornata favorevole all'Inter in classifica e soprattutto che ci sia un'escalation, come ricordava il nostro amico che chiamava da casa, dice io continuo a chiamare ogni volta e dobbiamo arrivare a una serie, perché quattro vittorie, come ha detto Pioli oggi in conferenza, per una grande squadra inizia a essere un discorso interessante, ma non è niente, perché anche Stramaccioni e Ranieri fecero sette vittorie consecutive, giusto. Quindi
bisogna continuare così. Enrico dice giusto, quindi l'accendiamo e io lo saluto, lo ringrazio. Ciao. ci vediamo presto. Un saluto a te e a tutte le amiche e gli amici che ci hanno seguito. Grazie a Maria Raffaella Napolitano per essere venuta a trovarci, yeah, averci anche un po' illuminato su questi talenti dell'Atalanta, e eravamo d'accordo soprattutto con che sì, rimarrà un sogno per noi, o chissà, magari l'Inter lo prende, anche perché lui in un discorso di campus che si era fatto una partita in Africa ha messo la maglietta dell'Inter. Quindi magari. Grazie Michele, un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito. Grazie Raffaella, grazie Dulcis in Fundo, non si offenderà Enrico, non si offenderà Maria Raffaella, il nostro mister, che oggi è stato proprio da mister super diplomatico, però dopo sono riuscito a farlo sbattere. Quando super diplomatico? Sul fatto che il centrocampo titolare dell'Inter non è... Non ti sei voluto sbilanciare. No, per la partita dopo, no? Sbilancio su questa. No, poi siamo come Moratti, dice, vediamo la prossima. La formazione si fa di domenica in domenica. Non posso pensare adesso a quell'altra. Prima devo vedere questa. Può darsi che la prossima ci sia fuori Cardi, non so. È vero, sì. Quindi bisogna... Vedi, perché tu ragioni da allenatore. Invece noi giornalisti vogliamo le risposte finali. Chiamate per quello, scusa. Vogliamo le risposte finali, l'Inter definitive. Grazie davvero a Alessandro Scanziani. Miranda, se non erro, Miranda è tra i... Abbiamo due diffidati, uno dei due è Miranda. Miranda è diffidato, sì. L'altro è Abrozovic, poi è stato ammonito. Quindi vediamo. Grazie davvero anche a Silvana in regia. Ci vediamo lunedì sera, lunedì 16 dalle 21:30 per commentare mercato, Inter Chievo, weekend di campionato e tutta l'attualità nerazzurra. Da Michele Borrelli, buonanotte, ciao a tutti, sempre Forza Inter.